Cari amiche, cari amici, bentornati e bentornate e bentornato su Free Playing, il podcast di Chiacchiere in Libertà sui videogiochi dintorni. Io sono Bruno, con me c'è Simone Cognome. Ciao! Ciao a tutti! Ciao, ciao Simone. E Mirko, The Master. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao Mirko. Vedi. E Alessio, da Negozios. Bentrovati a tutti. No, perché stavo per dire Backsoft stasera non c'è, ma ho avvisato prima per impegni di forza maggiore, quindi mi stavo sconfondendo tra De Matteo e Matteo, come al solito. E Biggio, lo Stefano. Ciao Bruno, grazie per esserti ricordato di me. Per essere ricordato di te. E ci è tornato a trovare Fabio di Felice. Buonasera. Vita di Felice. Vita di Felice, sì. Buonasera. Allora ragazzi, come andiamo questa seconda settimana di non quarantena? Come stiamo andando? Simone, tu che sei uno di noi. Sto impastando come se non ci fosse un domani. Stai anche così, pasturando, di la verità. Io sto provando la mia... Cioè, qui dietro non potete sentirla perché è molto silenziosa, sto provando la mia nuova lavasciuga. Ah. Sono un uomo felice. Ti senti completamente rivoluzionato da quando ce l'hai? Sì. Ti viene voglia di asciugare robe a caso giusto per farlo andare? Esattamente quello che ho fatto. Ci sono le lenzuola dentro. E poi affondarci stasera... dentro le guance. Senti che bel calduccio. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. No, è ma stato scusa, un affare. Ma dicono tutti che l'asciugatura è brutta quando la fai o no? Tra l'altro nessun vestito ti permette di mettere in asciugatrice. Su tutte le etichette c'è scritto no, l'asciugatrice Cristo! Io ce li metto comunque da anni e non è mai successo niente di così. Anch'io, brutto. Però è molto bello. Mi stai dicendo, ma non lo so, io dicevo quando ero piccolo, cioè, lavasciuga così non devi stendere le robe. Sì, no, allora, tiro pure i vestiti. Esatto. Aspetta, prima è tutto un complotto della lobby dei ferri da stiro. Sì. Quando sì, eri fino a 15 anni fa piccolo, erano forni praticamente, ti cuocevano i vestiti, sì, pure di più, ma insomma erano praticamente... Adesso a microonde, come fa? Allora ci sono quelle nuove che hanno la pompa di calore, cioè praticamente sono condizionatori, hanno il principio del condizionatore. Questa che ho io è, essendo lavasciuga, è una lavatrice, ma con lo stesso motore poi c'è probabilmente scalda l'aria con una serpentina, infatti... consumicchia, diciamo. Poi se metti la testa dentro puoi farti anche la permanente. La permanente, anche? Cosa che però io ho dirazzato. È qualche problema? Ah, ok. No, il discorso è che però io cioè portando le lenzuola spesso a lavare fuori, quindi metti il gettone, aspetti, eccetera. Sì? Scusa, sì, perché la lavatrice neanche. Nella lavatrice le metto, però poi per stenderle devi avere tutto lo stendino fermo, devi cioè no, non è possibile. Okay. No, non è possibile, preferivo accumularne 2-3 set, poi andavo lì, 5 euro facevo il lavaggio, un altro 4 euro facevo l'asciugatura. Ma 5 euro, 4 euro, esatto, 20 euro. Detto, senti, esatto. Il mio capo se la stava dando via, e ho detto, senti, te la prendo, l'ho pagata meno della metà. Ma guarda, io pure quindi, quando stavo a Cesena ogni tanto le portavo direttamente in lavanderia, così poi me le ridavano proprio tutte belle lavate, stirate. L'unica cosa è che poi quando le portavo a volte stavano un po' zozze, ma vabbè, se frega. No, la mia roba preferisco lavarmela io, sinceramente. Cioè, quello... I panni sporchi si lavano in casa. Esatto. No, lì ci sono quelle aggettori. Come il bagno, me lo pulisco io. Però immagina che tu gli porti le lenzuola che non cambi da 3 mesi, tutte zozze, gialle. 3 mesi? Gliele lasci là e poi torni dopo una settimana, perché giustamente ce ne vuole per pulirle. Torni, sono tutte lavate, piegate, laminate. Tutto, lavato, no, guarda, io c'era sia quella con i gettoni, sia quella dove c'era una persona che lavava e me ne dava nel giro di 3 ore, me ne ridava fatte. Però onestamente, bro, con i tempi che faccio io, cioè, a me capita, per esempio, c'è un programma che lava asciuga, cioè tu metti la divisa dentro, ti esce asciutta. E quando magari inverno che devi stendere, devi lavare, devi fare... L'inverno è la svolta proprio. Ogni volta che la metti dentro ti esce una divisa diversa, una volta la pompiere, una volta la infermiera. È ancora più bello. Quanto cambiate le lenzuola, scusate, adesso per curiosità mia? 10 giorni. 10 giorni, ok. Ma io in teoria... Poi dipende, scusami Bruno, dipende, cioè se è luglio che ci ho sudato dentro... No, vabbè, dico in media. Però mediamente fare... togli gli eventi tipo l'estate o tipo me, ho perso sangue dal naso. Metti che e quindi... hai appena fatto le salsicce. Le mie solite cose.
No, io in teoria dovrei farlo ogni due settimane, però poi, indicativamente, diciamo. Poi adesso che ci stanno i gatti che si prendono paura se sposto il letto, c'ho la scusa che si spaventano i gatti. Che belli gatti che c'hai, Bruno. Comunque, argomento che interessa molto. In chat dice Branchi: io prima di comprare l'asciugatrice usavo il deumidificatore per ambienti e funzionava benissimo. Mm. Sì. Ora sì, però praticamente c'è la stanza dell'asciugaggio, cioè, perché sennò sì, la devi chiudere in una, sì, in una stanza. Siccome, ripeto, ma è stata un'occasione, io mi sarei fatto l'asciugatrice perché l'ho usata, ce l'ha mio collega ed è devastante, cioè, buona, buona. No, no, ma anche io la consiglio tantissimo. Poi qua è vietato... non consuma anche molta corrente. Allora, se ti fai quella pompa di calore, no. Perché già c'hanno motori inverter che sono motori che non consumano. In più, quella pompa di calore è come il condizionatore, raffredda in maniera con gas. Hai letto anche tu, Bruno? Sì, c'è Protruzzo, sì, che è un collega mio. Dice: nella stanza dove pernotto per lavoro non le cambio tipo da Natale. Però intanto no, a me piace molto il commento di Carmine: sì, uomini che parlano le pulizie, avete fatto più voi contro il patriarcato che Frida. A me Frida mi spiccia a casa. Esatto, era la combo. Ma infatti io volevo dire che la soluzione è anche prendersi una moglie a tutti questi problemi. Perché ma non cambia niente. Di asciugare i vestiti, no. Mirko, come funziona? Ah, io non so nemmeno il potere di asciugare i vestiti. Come sono fatti i lenzuoli? Sì, si mette lì e sono magici, come vi dicevo altre volte, da me io metto i vestiti sporchi nel cestone e li appaiono puliti. Senta anche vedi il movimento delle idee, dici, vabbè. No, a me purtroppo anche quando ero, come dire, molto in compagnia, non ho cambiato un cazzo. Cioè, le cose fatte bene le facevo io, mettiamola. Diciamo che avere la possibilità di farlo anche ai tre di notte, di asciugare qualcosa, è molto buona rispetto a... Non c'hai gli altri che abitano lì nel palazzo da te. No, Mirko, se io ci metto accanto adesso, cioè non si sente l'asciugatrice non fa... Da noi c'è classe A più sono 3 più la lavatrice comunque fa 5 kilowatt, scusami Mirko, 5 kilowatt, 5 gigawatt, 5 kilowatt, un ma è 5G con un litro lavaggio e asciugaggio completo sono 5 kilowatt, quindi comunque non è poco, però ripeto, adesso a lavare un panno lo metti la sera, il giorno dopo è asciutto. Un panno, fai una lavatrice tipo una maglietta, un lo panno. Beh, poi ragazzi c'è il programma super short, 15 minuti, cioè stavo proprio lì col cazzo in mano, altro che l'Inter Capris. Cioè proprio... Tipo prima ti fai la sega, ti sburri addosso e poi fai là 15 minuti. Hai capito? Se a vedere quanto rapidamente ti escono fuori le mutande pulite. Hai capito? No. Cioè... si pulisce col fazzoletto, è incredibile. Un fazzoletto dentro l'asciugatrice, una questa roba, cioè, è incredibile, per quello che l'ho pagata va benissimo. È chiaro che appunto è un'opzione che usi quando c'hai bisogno, la divisa di lavoro, che il giorno dopo devi rimettere l'allenzuolo. Abbiamo l'ingegnere che dice: il kilowatt è una potenza, che c'entra? Sì, è il kilowattora, chiaramente un kilowatt ora. Io ce l'ho in parsec, l'asciugatrice funziona a parsec, no? La mia asciugatrice farà una pertica ogni quarto d'ora ed è così, esatto, che mi piace. Un lavaggio, asciugatura a 15 euro, dai. Io non lo conoscevo, Frida, sto vedendo adesso. Bruno, bello che... no, perché? No, è curiosità. Vedo qua il nostro team, in primo piano c'è un maschio, l'unico maschio del team in primo piano. E lui è Frida. Mi piace questo femminismo. Si chiama Frida, va bene? Che cazzo, che si pregiudizi. Tu ti chiami Bruno, lui si chiama Frida, io mi chiamo Stefano. Si scherza, no, comunque. Non conosco, quindi non mi esprimo. Sempre con la massima... con il rispetto per tutte le scelte di vita, l'istituzione che lavorano nell'ombra anche, esatto. Col favore delle tenebre. Ludo Charlie dice: in quanto donna provo le chiacchiere sulla pulizia, grazie lui. Ma guarda, ti dirò di più, l'altro giorno avantieri, due giorni fa, no, un giorno fa, no, ieri avantieri, il tempo, ho scoperto che mia mamma mi aveva portato una manichetta di quelle che si attacca. Questa si attacca al rubinetto. Io, no, che cazzo, questo attacco non è per... Invece, ieri ho scoperto che in effetti è per il rubinetto. Quindi adesso potrò
fai la doccia in soggiorno tipo adesso. Sì, sì, adesso potrò pulire casa direttamente con la manichetta sul col tubo. La pompa, la pompa. Bella, sì. No, perché sono stato tipo tre, perché abbiamo il lavello nel bagno che c'ha la canna che non arriva fino a, è proprio uno di quei lavelli, no, per lavare i panni dentro, è grande. Uh-huh. Il tinello. Tinello, bravo. Okay. E c'ha la cannula che non arriva fino ai bordi, quindi quando mi faccio la barba, si fanno i piedi dappertutto. Ho capito qual è. Sì, ce l'ho anche a casa di mia madre, identico, però lo usiamo solo per le cose di fuori, diciamo, quindi non, insomma, il problema della quindi, barba quindi non... ti stupirò, Ludo Charlie, sono stato tipo tre ore a vedere tutti i rubinetti con la doccina staccabile su Amazon, tutti i vari modelli, e ne ho ordinato uno. Anche Lo so, purtroppo siamo un po' lontani, sennò stavo sempre da te. Ma no, ti consigliamo, mica i dovevi comprare. Ok. E quindi niente, ho ordinato un coso che si attacca al rubinetto, una doccia che si attacca al rubinetto, ma anche un rubinetto che si stacca dalla doccia. No, volevo ordinare proprio il rubinetto. Mi sono visto anche il video di un tizio su YouTube che spiegava come cambiare i rubinetti, che non è difficilissimo, anzi, questo tizio molto bravo di Napoli. È bellissimo, proprio un signore. Lo sapete che io Napoli, però quando c'è proprio il signore napoletano, proprio che adesso vi faccio vedere come si cambia questo rubinetto. Stava con la tazzina, alla fine, prima ha spiegato bene, tutto bene. Adesso vedete, facciamo qua chiave da 13, vedete la freccia qua e là. C'era pure i sottotitoli in inglese, ancora qualcuno non lo capiva. Pensavo in italiano. E poi alla fine si prende il caffè, cioè, ecco, adesso mi prendo un bel caffè con mio fratello, che è quello a cui ho fatto il lavoro, e questo caffè lo dedico a tutti voi, alla salute vostra. Si beve il caffè, buono, proprio. E poi casca della mozzarella dalla pizza, tipo, attenzione, adesso ci mette della mozzarella in coppa. E però comunque ho visto, perché c'era sto lavello che è grosso, per arrivare là dove si avvita, si svita il rubinetto, un casino, quindi alla fine... E anche là dove nessun uomo è mai giunto prima. Mi sa di sì. E quindi niente, così pure io sono abbastanza... Ma io credo che qualsiasi uomo sia alla fine, quando messo alle strette... Però la differenza è che, secondo me, i maschi sono più... Vedi, Simone si compra l'asciugatrice, io mi compro la doccia, il tubo, la cosa. No, il rubinetto sono quelle cose che fare anche io. Sì, io ho tutte le cose più... per... Io tendo a quello sul... Tipo i peli dal gatto, tutta quella spazzola lì. È più tecnologico l'uomo, si riempie tutto di affare, mentre le donne sono più... Beh, io sto imparando a fare le crostate, comunque, ragazzi. Ho fatto la pastiera. Col culo? Ah, no, okay. No, quelle lì ero campione già. Sapevi già fare da sì, già i tempi. Sì. No, le crostate normali. La frolla, il mio cruccio del mese di aprile è stata la frolla. Ma puoi fare una crostata di crostatine, tipo prendi come quel canale Epic Food, come si chiama, che una volta fecero il panone gigante di McDonald's fatto con i panini del McDonald's. No, come l'hanno fatto, hanno squagliato il pane, l'hanno rifatto, che hanno fatto? Non mi ricordo, però tipo avevano preso una forma di pane gigante e dentro l'avevano riempita di panini del McDonald's invece di... Era un canale micidiale, però ormai credo che sia andato in fallimento. E quindi, no, dicevo, le donne invece sono più, cioè si interessano di meno dei mezzi e più del risultato, mentre l'uomo, perché quando facevano quelle pubblicità, donna, finalmente con questo non dovrai più lavare, farai contento tuo marito, in realtà quelle erano tutte pubblicità per i mariti, esatto, le facevano con le donne per non far sentire inferiori i mariti, per non farli sentire meno maschi i mariti, però poi alla fine sono i mariti che vanno là, prendono l'aspirapolvere, quello con i vortici, il plasma. Io ho due aspirapolveri, lascia stare, due ferri d'asti, vabbè, lasciamo stare. Sì, una volta io comprai un aspirapolvere a mia madre, di quelli che proprio quando l'accendevi si risucchiavano il pavimento, io guarda come risucchia, mia madre, no, è troppa fatica a spostarlo, è meglio la scopa. Vabbè. Purtroppo, e va bene. Ciao Gogol, Caraibi anche a te. Salutiamo anche Valone, che si è messo in proprio ultimamente. Ha lasciato IGN. Iscriviti al canale di Valone. E sai come si dice? Si è messo in proprio in Caibano. Si sarà messo in chiediamo.
E niente, io l'avevo recuperata e poi l'ho ripersa, ma adesso la recupero di nuovo. Abbiamo un'email, in realtà ce l'avevamo la settimana scorsa, ma l'abbiamo letta, quindi la leggiamo quest'oggi. Ci scrive: ciao amici di Free Playing, sono Igor il Torvo, vi ascolto sempre e vorrei porvi un paio di domande, visto che siete l'unico podcast di videogiochi che oggi vale la pena di ascoltare. Grazie. Era il 2014. Che cosa? Era una mail del 2014. No, è di 8 giorni fa, del sabato 2 maggio. Oppolino. No, quella è la data in cui l'hai letta la prima volta. Comunque, vabbè. Vabbè, prima domanda. Zelda Breath of the Wild è stato presentato e accolto come fosse mega avveniristico. Per alcuni... Ha scritto proprio così, avveniristico. No, scusa ragazzi, io purtroppo stanotte ho dormito poco pure io e quindi sono un po' debilitato. Per alcuni aspetti, ma non mi sembra che poi abbia influenzato molto. Esempi di titoli che hanno influenzato molto sono Dark Souls, Bioshock, Half-Life. Sembrava che Zelda Breath of the Wild rientrasse in questo gruppetto, ma i fatti sembrano negare questa sua rivoluzione. Che gli vogliamo rispondere a nostro amico Igor il Torvo? Che ci vorrà ancora un po' probabilmente per vedere i frutti di Breath of the Wild, anche se in realtà sono già usciti un paio di giochini che ricalcano in pieno lo stile, le idee, cioè Oceanhorn, mi ricordo uno, quello che avevo provato io su Switch proprio. Per vedere dei giochi anche solo magari doppiati, ma ha giocato, insomma, Death Stranding, arriveranno in futuro. Ha giocato Death Stranding, il nostro amico, se ci ha giocato Death Stranding, ha detto Death Stranding, porca, non risponde, non risponde, la farò ignorare queste cose. Death Stranding con Zelda, per quanto adesso un po' di serietà. Stefano Stranding ne avrebbe da imparare da Zelda, ma che cosa, così è tantissimo. Di... quelli di Nintendo stanno insegnando al padre di Kojima a scopare. Vabbè, comunque, dicevamo quindi niente, si è fermato lì. No, dicevamo, stavate parlando voi di Death Stranding, cioè io poi ero finito. Ci stavi spiegando tu le differenze. Io vi sto dicendo che è un prodotto profondo con una morale anale. Ma tu ci hai giocato, Ste. A che cosa? A Zelda. E tu? Io no. Come i grandi politici, rispondere alle domande con una domanda. E voi cosa avete fatto? E voi cosa avete fatto? Hai già fatto per candidarsi. No, ma lo sai che ci stavo pensando, perché in effetti il simulatore mi gira quello per... Però, il problema è che non me ne frega niente, sinceramente. C'è anche Super Mario 64, se vuoi recuperarlo. Quello che Nintendo è contentissimo in questo periodo. Vabbè, arriviamoci adesso, già che ci siamo, visto che Zelda, oltre a non influenzare i giochi, non influenza manco i podcast, quindi figuriamoci. Influenzerà più col tempo. Che influenza? L'unica cosa che influenza è in giro. Cosa deve già influenzare? Qualcuno che gli ha copiato lo stile grafico, giusto perché Nintendo esce solo su Nintendo, cioè giochi come Zelda. Però all'inizio Dark Souls dicevano che era uno Zelda-like. Quindi forse alla fine... Ma lo stesso Breath of the Wild ha ripreso un po' il sistema di combattimento da Dark Souls. Quindi un po' da Zelda. Nintendo. Ci sono quei richiami, ci sono quel guardo gli altri cosa fanno e copio quello che mi piace, quello che mi può tornare utile, è normale, il percorso artistico, no? Sì, poi c'è un altro discorso che vorrei fare io. Zelda Breath of the Wild è un arrivo, non è un inizio. Ma nessuno stava dicendo il contrario, credo. Cioè, Breath of the Wild è la summa orientale a tutto quello che sta a partire da Skyrim arrivando a Breath of the Wild, per quello che mi riguarda. Quindi è arrivato, ha detto, siamo arrivati. Si è spaparanzato sulla poltrona e basta. L'hanno già fatto solo gli altri, loro hanno... È vero, sono d'accordo, ma come tutte le sintesi poi possono influenzarne altre ancora. La prima frase che ho detto è: hai giocato Death Stranding al ragazzo che ha scritto, quindi è chiaro che io penso che ci sia, però non è l'influenza che avrà. Bruno, tu ti hai giocato a Death Stranding. La vedremo, a parte che la vedremo, è uscito 3 anni fa. Ma no, con l'emulatore del DS mi sa che lo posso giocare. Death Stranding. È uscito 4 anni fa, Breath of the Wild. 2016. Sì. Ecco. 3 anni è lo sviluppo di un videogioco. I giochi ispirati a Breath of the Wild li vedremo
magari un Horizon 2 o qualcosa del genere che arriverà nel 2021. Ma Horizon non era prima di Breath of the Wild, dopo. No, sono usciti insieme, lo stesso giorno o qualcosa del genere. Tra l'altro sono usciti insieme Horizon, che doveva essere l'uscita Sony, quella grossa, nessuno se lo cagò all'epoca. Zelda. Allora, Bruno, insomma, non ce lo siamo cagato noi, però in realtà ha venduto bene sul lato PlayStation 4, chiaramente. Poi, cioè, noi siamo stati tutti presi dal tornado di Zelda, però è perché ci siamo interessati noi a parlare di Zelda, a concentrarci su quello. Ma Horizon in realtà è piaciuto, ha fatto successo, e ha venduto anche sul lungo periodo. È piaciuto. Ci dicono in chat, ci dice slash 487, dice: non so che avete detto prima, però Zelda Botv ha un po' rivoluzionato gli open world. Guarda, slash, io quando sentì parlare di Zelda, no, tu ci hai giocato. No, ma non ho giocato proprio nessuno Zelda, non solo quello, nessuno Zelda. Ah, proprio zero, ok. Zelda-like, sì, ma Zelda. No, proprio, anche solo per provare, sai che c'è la curiosità, dici, vediamo come sto Zelda. Ma mi sa che una volta... Bruno non è curioso. mi sa che una volta per curiosità feci partire a Link to the Past, ma tipo nel 99. Ma così, hai visto il filmato e ti sei rotto il cazzo. Per vedere come si avvia. No, ma è un po' come Chrono Trigger. Io di Chrono Trigger avrò visto 4-5 volte il pendolo, esatto, e poi iniziamo a giocare un'altra volta. Poi, bello, Chrono Trigger è bellissimo, ma io non avrei davvero nessuna voglia di dirci proprio. Ma nessuno te l'ha chiesto, non è che io ma dico, capisco Bruno, che è lì il pendolo. No, Bruno avvia il pendolo e dice che basta, non c'ho già più voglia, e lo capisco, ma penso come. Ma io sto vedendo su, sta vedendo su Wikipedia la pagina di Breath of the Wild, la voce Legacy, quindi l'eredità. Attenzione. Subito dopo, Benjamin Plitch, il designer di Assassin's Creed Unity e For Honor, uno dei tanti designer di For Honor, ha detto che i developer dovevano trarre ispirazione dal suo focus sul gameplay sperimentale. Il focus. E PC Gamer ha scritto che questo gioco ha fissato uno standard che il resto del genere dovrebbe rispettare. Bla bla bla, ecco, uno degli effetti di Zelda è che ha aumentato l'interesse nell'emulatore per Wii U. Sì, esatto, no, e questo è verissimo. Triste, ma vero. Povero Wii U. Vabbè, è stato annunciato il seguito che ancora deve uscire. Bla bla bla. Stando da Onuma, il seguito partirà dal mondo dell'originale con una nuova storia e nuovi elementi di gameplay ispirati da Red Dead Redemption 2, quindi aspettiamoci la palla del cavallo con in Zelda. E Fuji Bayashi riprenderà il suo ruolo di director. Ma è un'esortazione, Fuji Bayashi. Fuji Bayashi, Fuji. Oh, guarda, io per quanto diciamo una volante che ha venduto più di 10 milioni di copie, Horizon Zero Dawn. Tra l'altro ha scritto down, proprio down in basso. Grazie Mona. No, io da quello che sentii durante il periodo, no, che tutti ne parlavano, che era molto situazionale, procedurale, cioè che nel mondo ti poteva succedere di tutto e tu potevi affrontare tutto in tutti i modi, eccetera eccetera, un po' mi ricordò Metal Gear Solid 5, però pure quello era uscito nello stesso periodo, quindi non possiamo dire che sia uscito 2 anni prima. Sì, 2015. Allora è il contrario, è stato influenzato. Di chi è Metal Gear Solid 5? Quello ci ho giocato. Hai visto? Cosa ti avevo detto? Dice Carmine che si è giocato Chrono Trigger con l'emulatore sul cellulare, approfittando della quarantena. Però io dicevo Link of the Wild, però è nel 99, sai, il primo periodo degli emulatori che ancora la Golden Age, tutti i giochi esatto, che non mai avuto. Che bello quell'entusiasmo che non si ripeterà mai più nella vita. Esatto. Che subito dopo, ma forse c'era un motivo se non ho mai avuto questo gioco. Perché era meno male che non l'ho comprato. Queste cose. No, invece, cioè, all'epoca mi ci divertì un sacco con gli emulatori. No, con gli emulatori sì, ma dico, con certi giochi dicevi cacchio. Meno male che non me lo siamo finiti a parlare di emulatori perché per colpa di Zelda del Wii U, perché Nintendo in questi giorni sta un po' cacata in mano, perché c'è stato un super leak
che praticamente gli hanno liccato, però non robe recenti alla fine, gli hanno liccato il Wii U, tipo i piani, no, il Wii, Nintendo 64 e Game Boy, cioè tipo le prime cose, le prime demo di Pokémon Oro e Argento, roba del Nintendo 64, però non mi ricordo esattamente di quello che cosa, ma di Wii soprattutto la roba grave, che gli hanno preso tutto il sistema di come era fatta la console. Altri dietro le quinte relativi ai giochi, una roba pazzesca. Com'è l'emulazione Wii? Sai che non c'ho mai. Sì, no, hanno praticamente buona, sì. Vabbè, ah, sì, con ah, e allora. No, praticamente è stato riccato, sono stati riccati proprio gli schemi dei processori, i codici sorgenti del sistema operativo e tra l'altro il codice sorgente del sistema operativo potrebbe essere interessante, nel senso che si potrebbero, tipo, che ne so, ricreare l'online del Wii, credo, non lo so. Sì, ma appena Nintendo becca mezza riga di codice suo, sono chiati, cioè... Grazie Sharona per l'abbonamento su Twitch Prime. Grazie in che anche senso, a... Stefano? Che cosa possono fare? Sei un se po' individuano... il Sharona. Eh sì, ma è Sharona. Scusa, Nintendo si sa che è molto tollerante riguardo alle sue IP. Sì, quando... sì, ma appunto che cosa... Anche riguardo ti mandano il solito cease and desist... una riga di codice di programma? Se è roba proprietaria e tu sei un emulatore su quello, cioè se che è roba dici, proprietaria, l'unico modo per aver cagato fuori sto emulatore è che me l'hai rubato, riescono a dimostrarlo e se l'inculano fortissimo. Esatto. Non è possibile. Sì, ma dai, cioè. Innanzitutto chiariamo che Sharona è la ragazza di Branchia, che sotto mentite spoglie è Branchia sempre, quindi grazie Branchia. Quindi è Branchia con la gonna e ci piace così. La ragazza via. Sì, è che come spiegava Biggio, se cioè quelli che fanno emulatori, mi sa che proprio quelli del Dolphin hanno fatto un tweet che hanno detto noi non useremo mai questa roba. Tanto bene così. Sì, sì, no, infatti, però hanno detto non lo useremo mai, non ci guarderemo neanche perché là, cioè se non ho capito male, ho visto un video di Modern Vintage Gamer, che è quel canale che consigliavo anche l'altra volta, che spiegava che secondo la legge, se tu emuli una cosa, diciamo, per conto tuo senza andarla a, non lo so se il reverse engineering è legale oppure no, comunque diciamo se tu, per esempio i BIOS, molti emulatori non c'hanno il BIOS delle console originali, c'hanno un BIOS fatto compatibile, diciamo, perché non possono mettere il BIOS originale della console, poi vabbè si recupera, però il BIOS originale è copyright di Sony, Nintendo, chi per lei, e quindi non si può diffondere, non si può fare reverse engineering. Lì ovviamente sei dalla parte del torto, non ci sono cazzi. Per cui diciamo che gli emulatori stanno in una zona legale un po' grigia, però se Nintendo riesce... Ti dice che sono... No, gli emulatori no. I giochi per gli emulatori, l'emulatore in sé, se non ci fai niente, ok, capito? Sono quelle cose. Gli emulatori, se Nintendo... È paradossale anche questo. Se Nintendo riesce a dimostrare che tu hai usato quei codici sorgenti che sono stati leakati... Ti fa causa. Ti dà le totò forte forte perché sì, ti dà le totò forte forte, hai ragione. Perché in quel caso credo che si configuri tipo spionaggio industriale. Comunque la storia, sempre secondo Modern Vintage Gamer, è che praticamente Nintendo, mi pare l'anno scorso, l'estate scorsa, aveva commercializzato una console in Cina che si chiamava IQ, che era fatta da una società cinese, e Nintendo ha dato a questa società cinese tutti i suoi, diciamo, le sue schematiche, i suoi progetti originali di Wii, Wii U e quant'altro, perché questa console praticamente era tipo un Nintendo 64 compatibile fatto solo per la Cina, eccetera eccetera, e pare che i leak derivino da lì, pare che qualcuno li abbia fatti, abbia intercettato, e quindi strano, non succede mai. L'IQ era del 2003, forse era un'altra roba simile. Sì, Nintendo 64 molto
bloccato, diciamo. Cioè, no, la IQ era GameCube. Era un paddone, no, era un paddone no, 64. Era, no, era sì, sì, mi sono confuso con quello Panasonic. No, quello sì, bellissimo, non me lo ricordo, GameCube con lettore DVD. Quello è introvabile e bellissimo. No, avete ragione, del 2003 sto IQ. Cosa sarebbe l'IQ? È un pad che dentro all'hardware della Nintendo 64 si attacca alla TV, era pensato per la Cina. Pensa te. Così se la prima lo potevi scaricare solo da server loro. E anche questo è molto bello, è quasi più bello del pad normale, vedo. Ma questa cosa tonda è imbarazzante. Diciamo, il pad dei GameCube è uno dei migliori. GameCube è il migliore. Il pad del Nintendo 64 Quanto una cagata come quello del Dreamcast. Ma guarda che funzionava bene, però. Funzionava tutto. Lo so che funziona. A me il design piaceva tantissimo, ma detestavo. No. Oggi detesto usarlo. Da bambino mi trovo bene. Comunque, ci dice Sippo in chat che in quel leak viene anche spiegato il perché usano i codici amico, però io non l'ho letto, quindi se ce lo vuole dire Sippo. Ma questo mi interesserebbe, infatti, perché? Perché dicono che se scrivi bene tre volte il codice amico appare Satana che ti ringrazia per averlo evocato. È una roba lunga, penso te. Beh, avranno dovuto in qualche riunione degli azionisti motivare il fatto dei 12 codi, dei 12 numeri satanici per al posto del nickname Supercazzo 94, eccetera. Come si chiama il codice amico? Friend code? Leak Nintendo? Il Nintendo leak spiega... Una roba proprio da giapponesi, probabilmente per... Forse la spiegazione l'hai appena data tu, Mirko, proprio perché per non avere i nickname Supercazzone 93. È perché c'è dentro tutto lo spirito di sacrificio di una... c'è una generazione. Ah, qua dice che hanno trovato dei PowerPoint dentro sti leak dove spiegano sta cosa, che dice che per sceglierti un nick, quando ti scegli il nick di solito lo trovi sempre che se lo sono già stato preso, e quindi poi là diventa difficile scegliersi il nick, quindi diciamo che è un equivoco, quindi meglio rompere i coglioni, ho capito. Quindi per renderti la vita facile ti danno sto codice alfanumerico di 80 caratteri. Lo Stato pensa per noi, per il nostro bene, il grande compagno Nintendo ci ha risolto il problema. Poi dice che la compagnia vuole anche che l'utente abbia sempre l'opzione di giocare solo con gli amici, e quindi se per esempio dai lo username e l'altro lo capisce male, finisci che giochi con uno sconosciuto. Dice per esempio qualcuno che si chiama... Qualcuno che ha lo username John potrebbe avere un sacco di richieste di amicizia da persone random solo perché c'ha il nome John. E vabbè. E come grandi problemi della vita, come ha commentato Slash. Vabbè, un po' come quando c'avevamo il numero ICQ, ricordate? Io ancora me lo ricordo. 90-2747. Vedi? Ma quello era il mio. Ti piace? Manco eri nato quando c'era ICQ, adesso. Ok. Va bene, ok, dai, direi che... Ah sì, tra l'altro è uscito anche, non grazie a questi leak, pare che fosse un altro leak, era uscito il codice sorgente di Super Mario 64. Una versione giocabile per PC, cioè. Sì, è uscita una versione, l'hanno ricompilato per PC, gira nativamente, io l'ho scaricato, sono riuscito a trovarlo. E devo dire, ragazzi, che a me sto Mario 64... Ci ho provato, questo è nato come Chrono Trigger, ci ho provato tante volte, mi faccio quei 3-4 salti nel giardino all'inizio, però poi prima o poi, ma... Penso che anche lui abbia fatto un po' il suo tempo. Non credo sia il tuo gioco, Bruno. No, ma al di là di quello, comunque... Insomma, anche se il fatto che Mario può prendere a pugni i nemici già un po' mi dà... Però... Ma in verità il gioco diventa... Cioè Mario diventa... Mario 64, ma in generale ormai Mario diventa Mario dopo metà. Perché poi sì, poi diventa quasi metafisico quei livelli, quello dentro col meccanismo dentro l'orologio, quelli di Bowser, cioè diventano una specie di percorso quasi a tempo. E... Non ho capito se Alessio sta masturbando pensando a Mario o non vuole partecipare, però tutti penso... due. Perché credo sia, cioè la parte iniziale quella è proprio per entrare a giocare, diciamo vieni, ma già il secondo quando fai le altre stelline, quando vai a fare le altre
come si chiamano, diciamo, le missioni o comunque le task che c'hai per ogni mondo, già il gioco cambia completamente. Ma sai quello che... è che devi stare pure là a imparare, cioè per esempio la telecamera che è fatta. Beh, ma è molto stratificato Mario Bru, quindi se vuoi giocartelo veloce, che vai avanti, prendi le stelline che servono e finisci, lo puoi fare, oppure se, come diceva Simone, te puoi infognare per prendere tutte le stelline, diventa un altro gioco. Pure se non ti infogni e vai avanti, come per mia esperienza, che io ho fatto metà quando lo giocai ai tempi, e a parte i primi 3-4 mondi che sono, per quello mi ricordo, ho giocato 20 anni fa, però che sono un po' di introduzione, un po' di vieni, ti facciamo spazio, vieni, mettiti comodo, quindi la neve... I primi livelli sono proprio un tutorialone. È proprio oltre il tutorialone, è proprio, ti dà proprio il respiro di ok, lì c'è la neve, lì c'è. A un certo punto sbarella, sbrocca e entri proprio in altri. No, ma immagino che sia, cioè, se uno si applica, poi viene ricompensato, diciamo, da un gioco stupendo, però appunto questo fatto di applicarmi all'inizio per imparare i controlli, la telecamera e tutto quanto, però vabbè. Il pinguino de merda che piangeva sempre, dice. Sì, effettivamente drammi in famiglia proprio con quel pinguino. Quindi adesso che abbiamo risposto riguardo ai giochi che sono stati ispirati da Zelda, c'è la seconda domanda del nostro amico. Secondo voi, considerando che il virus si è diffuso globalmente partendo da una singola persona, sarà mai il momento giusto di uscire dalla quarantena? A questa aspetta. Abbiamo un collegamento con noi il virologo? Fermi. A questa domanda vorrei che rispondesse Simone in primis. Quindi Simone, a te la parola. In quanto virologo? Beh, in quanto informato sui fatti, credo. Sono informata sui fatti. Ecco, allora, intanto allontanati da qualsiasi antenna, anche della televisione. Spegni tutte le reti. Facciamo con le cose serie e basilari, Simo. Perché Milano è, con me era il video che dicevo, Milano è... Mille gurus. Cazzo, c'è un video su YouTube che scrive Milano è... Tutti i toni di grigio. No, diceva una cosa specifica proprio su... È inondata di... È inondata di segnale 5G, c'è cioè proprio così. Lo fanno anche uscire dai confini di Milano da quanto ce n'è. Sì, Stefano, io adesso ho la finestra chiusa perché sennò lo vedevi che entrava. Esatto. Tipo i pollini. Comunque, non c'è. Io credo non ci sia il momento giusto per uscire. Sì, o meglio, c'è il momento giusto per uscire dalla quarantena quando ci avremo la possibilità di gestire tutti gli eventuali malati dentro i letti, nei posti di terapia intensiva. Cioè, quello è il momento, perché ci sono due pensieri, quello, diciamo, personale o etico, comunque distaccato dalla realtà, e quello calato nella realtà. Quello distaccato dalla realtà vorrebbe una situazione così, fino a che l'ultimo paziente esce dall'ospedale o fino all'arrivo del vaccino. Ma ora mi sa che ci siano più posti. Sì, però noi dobbiamo vedere. Abbiamo iniziato lunedì era, sì, oggi è domenica, dal 4 era, oggi è domenica, vediamo da domani, che è lunedì, alla settimana prossima, di quanto si impenna, se si impenna. Sì. No, quello è ovvio, dico tra un po' di tempo. Ecco il discorso, adesso. Per cui ripeto, a livello ideale sarebbe quello, ma io c'ho avuto la fortuna di continuare a lavorare, continuare comunque a percepire soldi, in maniera minore, perché ho lavorato di meno, però percepire soldi. Sono uscito di casa, ho fatto più o meno tutto. Ci sono persone che non lavorano, che non guadagnano, quindi non mi posso permettere di parlare per loro. È chiaro che a livello ipotetico direi... cioè ideale, direi così, ma se ci fosse dall'altra parte un supporto dallo Stato, che non c'è, ma perché insomma quando c'è un governo così di che parliamo, per cui questo è così per a livello razionale io credo che si stiano facendo le cose in maniera giusta, cioè il discorso è cominciamo a allentare un po', e cioè quello che hanno fatto è cominciamo a allentare un po', vediamo gli effetti sui
sulle infezioni. Diciamo che dovrebbe essere, ci dovrebbe aiutare il fatto che, a parte quello che dicono i complottisti, vabbè, ma semplicemente che le forme più virulente e più pesanti sono morte insieme ai pazienti, quindi è rimasta la forma un po' più leggera, che pare sia molto più controllabile. Si parla di, su 10 persone che arrivano al pronto soccorso, 8 tornano a casa e aspettano le 2 settimane, 2 hanno bisogno di stare là, e mi pare una delle 2 c'ha bisogno di assistenza a respirare. Quindi, cioè, stiamo parlando di malati oncologici che riescono a passarlo, si parla di questo. Per cui io penso che non ci sia una data, ma ci sia, cioè, alla data ci arrivi. Non è che puoi dire tra 3 giorni apriamo, per me adesso è il giusto aprire, per me tra 2 settimane è giusto aprire, perché devi basarti su quello che accade. E come in tanti di questi eventi o in situazioni del genere, tu gli effetti di quello che fai non li vedi oggi, li vedi tra X, e quello che stiamo aspettando. 2 settimane, tipo, mi pare, 1-2 settimane. Sì, in verità poi hanno detto che sono 5, mediamente sono 5, perché a qualcuno escono fuori a 3 i sintomi, a qualcuno a 5. Diciamo che 2 settimane è proprio quando vai nella peggiore delle ipotesi. Conosciamo i sintomi, conosciamo bene o male le cose, le modalità con cui si trasmette. Io effettivamente vedo, dove lavoro io, vedo le persone con la mascherina un pochino più attenti, a parte i soliti matti o quelli che si mettono sotto il naso o cose del genere. Però, insomma, tra sotto il naso e non mettersela o mettersela negli occhi... Ecco, è chiaro che rispetto a prima c'è comunque la consapevolezza che la cosa esiste, mentre prima invece partivamo con il boh. Non che adesso ci c'è la moda del virus. Sì, sì. Esatto, adesso invece c'è la moda del virus e tutti seguono questa bella moda del virus, qualunque essa sia, del non morire, credo, però vabbè, del non morire. Del non moriros, No, io volevo dire solo sta cosa, che lui ha detto, ah, ne basta uno per diffondere via, è vero, sì, è partito così, però... ovviamente presupponendo che chi magari se l'è preso in maniera silente è immune, e chi se l'è già preso non si reinfetta in generale, anche se riparte da uno solo, sarà difficile che si diffonda così tanto, se comunque ci sarà più gente immune man mano, comunque ci, certo, sarà sempre più, certo, questo, più gente immunizzata. Chiaramente dipende da dove, perché se fatto un focolaio in Molise, dove c'erano tipo 3 casi, però è vero, sempre che esista Molise, Molisani, però il caso è che lì si sa oggi che se uno ha questi sintomi, all'ospedale prima che ci vai bardato, ti chiudono dentro una stanza, cioè prima era sì, dai, cioè in Lombardia il problema è stato fatto per come hanno gestito. C'è Carmine che dice non ascoltava Free Play da parecchio, una volta si parla di videogiochi, di serie TV, e vabbè. E il discorso, volevo un attimo chiarire a Carmine, che adesso col tempo è diventata medicina 34. Cioè, ormai c'è la rubrica con gli acciacchi, il come farebbe, no, c'è anche quella della signora, Carmine, quella, esatto, la signora di Made in TV, Simo, quella che dei consigli per le donne, se non te lo ricordi tu, Agostina Olmo. Esatto, ci sono anche quelle, le cose per voi donne. Come si lavano i vetri? E cosa fa? Prende una finestra dallo studio? Una mezza patata, quelle cose lì. Per voi donne. Dice uccello del sottobosco, sempre che non ci siano mutazioni del virus, ovviamente. Sempre che non ci Ma le mutazioni del virus comunque sono mutazioni che non vanno verso la virulenza. Uno, perché, questo te lo dicono tutti, cioè ci sono studi che poi fanno vedere che alcune delle grosse pandemie, delle grosse malattie, per esempio la peste è andata via da sola in 4 mesi, e anche la polio pareva, qualcuno dice che se vedi tutta la curva discendente della polio, già stava sparendo per cazzi suoi, cioè ha continuato a scendere così, non è che si è... Il tanto da infettare mio padre, poi basta. Poi... No, non ho detto che non esiste, ho detto da infettare mio padre, ho detto la sfiga, capito? Ha fatto quella curva discendente che se tu la vedi, se vedi dal vaccino alla fine, ok, ma se tu lo vedi da prima ti rendi conto che non è che cambia dentro. Probabilmente il vaccino ha aiutato in futuro, non ha aiutato nel momento e ha aiutato dopo. Però, insomma, anche queste mutazioni che dicono, queste mutazioni pare comunque siano comunque più leggere. Il discorso, cioè, sta facendo, tutta sta vicenda, secondo me, poi chiudo perché tanto, sta facendo molto più male all'informazione, molto più male alla psiche delle persone, sta facendo molto più male per intorno che non... mentre io lo vedevo come un'opportunità per cambiare le cose, se qualcuno si ricorda, se abbiamo parlato, non è cambiato niente. Forse è anche un po' peggiorato. Quindi questo ce lo merito. Ciao.
Ah, bene, io intanto stavo aggiustando qua i volumi, perché quando parla Stefano non si sente, quando parla un altro non si sente. Metto tutto a 200%, così voglio vedere se non mi sente. Ah, Mirko sta a 200 e non si sente, forse è per quello. Ora lo metto a 100, vediamo. Mirko, Mirko, un mistero, mesi e mesi di problemi, e poi scopriamo. Metto tutto a 100, come ci insegna la tradizione. Il conigliastro ci scrive: il virus si è diffuso dagli ospedali, RSA è pronto soccorso. Ora che sanno che c'è questa eventualità, il contagio dovrebbe essere minore. Potrebbe, vediamo che succede. Questo chiudono gli ospedali. Oh, ragazzi, per scoprire la verità, la soluzione è una sola: mandare Simone in avanscoperta in questi posti. Anche secondo me bisogna mandarlo a vedere. Giulio Sottobosco invece ci dice: qui in Crucchia se ne sbattono abbastanza il cazzo, credo puntino alla creazione di una razza più forte. Ma io non lo credo, perché i tedeschi si sa che non hanno idea di questo tipo. Avevano già tentato questa cosa tempo fa. Era una fake news. No, ma poi non ci stanno riuscendo bene, io sono ancora vivo, quindi. Ma tu non abiti in Crucchia, non sei nella vera Crucchia. Vabbè, sono al confine quasi, ma a mezz'ora. Comunque, io direi che possiamo chiuderlo questo argomento, perché sono 10:30. Perché c'è l'altro argomento che ci propone Fiordo: che ne pensate del ritorno di Silvia Romano, quella buddista? Vi siete indignati anche voi? Che problema c'ha che è buddista? Non ho capito, no, che adesso è musulmana, che sia convertita. Ah, ma che c'entra con i buddisti musulmani? Io direi anche lì, per sapere la verità, dobbiamo mandare sempre il nostro inviato di Simone. Due anni prigioniero e poi... Simo, iscriviti ai terroristi come il Magnotta, scusa. No, più che altro c'era Gogol oggi che diceva... La madre la so pagata, tra l'altro. E vedi? Hai detto quel giorno. No, vi dico questa cosa così perché a me mi ha fatto un po' sorridere, perché c'era oggi in chat, diceva Goku, che vergogna che abbiamo pagato il riscatto. Ma che ho pensato, se non paghiamo il riscatto, che facciamo? Gli mandavamo i Marò a recuperare la cosa. Cioè... Ma poi non c'è il documento che dice che è stato pagato un riscatto. Uno, due, cioè è meglio pagare il riscatto che no, paga la scuola a quelli che stanno scrivendo che abbiamo pagato il riscatto. No, cioè... però voglio dire, l'alternativa, cioè l'Italia, che cosa, che chi gli manda, che ci abbiamo le teste, che chi ci mandiamo, il capitano, quello no ci sono le forze speciali, il capitano primo, quello super fascistone, ci sono le forze speciali, ma dove li manda a fare che ultimo vedi, queste cose sono comandante Alfa, stai dicendo, Bruno, mascherato comandante Alfa. Ah, ecco, lui. Passiamo al 1999, la base alfa. Sì, sì, che il comandante alfa l'hanno chiamato così perché è proprio il re dei maschi alfa, diventato addirittura comandante. Dice... Io credo che sia troppo fresca la cosa per commentarla bene, ma vi voglio dare il commento di un ragazzo che non so se ci sta ascoltando ancora. Che cazzo vuol dire? Uno può anche non commentare comunque certe cose, adesso tra parentesi. Sì, c'è ragione, scusa. Il commento giusto è quello di sto ragazzo qua, ragazzi. Quarantena giorno 3, ne usciremo migliori. Quarantena giorno 59, quanto ci è costata? No, ma in il ragionamento che faceva lui, secondo me, non era del tutto campato in aria, nel senso che la preoccupazione è che lei comunque sia stato un attimo, gli abbiano fatto un attimo lavaggio al cervello in questi mesi. Homeland, praticamente. Eh? Homeland, dico. No, l'abbiamo nominato. Ah, sì, no, comunque, no, ma per carità, ma è legittima, secondo me, come preoccupazione. Il problema è che adesso, appunto, che ancora la situazione è calda, si creano gli schieramenti, magari si esagera da una parte, ma anche il problema per me è stato semplicemente che non ne hanno mandato Jack Bauer a salvarla, cosa che mi bello! Con un po' di tortura dei terroristi in mezzo, ma invece sia tornata così come se niente fosse. Dai, c'è un po' di narrazione, ci vuole in questi casi, no? Aspetto la serie TV, infatti, esatto. Il libro, quelle cose lì. Vabbè, quindi? Ma boh, niente, così, giusto sta cosa qua, in realtà la potevamo anche evitare. Io volevo solo fare la battuta su Marò, poi è degenerata sta cosa. No, però abbiamo parlato, semplicemente quello che mi domando, quando determinate persone dicono delle cose, io anche un po' egoisticamente dico, ma se a me mi chiama qualcuno e mi dice tuo padre sta in mezzo, a parte che lui magari ci rimane proprio come... Così, però diciamo, mi dice sta in mezzo al deserto, non si sa che cazzo di fine ha fatto,
e io se lo, l'importante è che me lo portano a casa, me lo riportano a casa, poi dopo pensiamo a determinate cose, cioè non sai che accordi sono stati fatti, non è stato dichiarato abbiamo pagato il riscatto, non è stato, cioè non... cose sicure sono l'inculata dall'Italia e i 40 milioni del... ecco, cioè invece di pensare a Patuanelli quelli non sono forse, quelli sono sicuri. Comunque dicevamo che è zero. Vabbè. È molto no, Zed abbiamo chiuso. Qua c'è la terza e ultima domanda del nostro amico Igor il Torvo, che dice: non vi siete rotti le palle della pixel art? È nauseante ormai da quanto è ripetuta e ripetitiva. E vi siete rotti della pixel art? Aspetta, chiediamo a Mirko, che è l'unico, che non no. fa, che vive di pixel art. No, perché secondo me è fatta bene, è arrivata a un suo limite, quindi nel senso che ormai spinge a pixel art più avanti e qua è impossibile praticamente, però c'è un fatta bene, è bellissima, funziona, è veloce, quindi è anche super accessibile per un sacco di produzioni, dipende purtroppo il fatto è che essendo diventata appunto accessibile, dando automaticamente un certo tipo di look e ultra codificata, e farci qualcosa di nuovo Bravo. È molto difficile, però è come bello. Dire queste matite hanno rotto il cazzo. Sì, no, cioè, è pure vero, cioè, hanno pure un po' rotto il cazzo, come le usi, come sempre. E quindi cioè, bisogna vedere quello che ci fai, secondo me è più quello, poi che magari adesso c'è tutta una serie di produzioni un po' tutte standardizzate, un po' tutte identiche, sì, però è come di ha rotto il cazzo il look alla World of Warcraft, che veramente ormai il fantasy che roba... ci ha rotto il cazzo. Però io voglio fare un attimo l'avvocato del diavolo, credo che lui forse si riferisca un po' al fatto che è diventata, diciamo, lo stile dell'indie un po' artistico, un po' così. Lo è perché appunto torniamo lì, cioè tanto se devi mettere su una produzione con roba in 3D eccetera non è fattibile per niente di indie. Stesso discorso, trovare qualcosa di dipinto barra disegnato a mano fatto decentemente, la pixel art è molto permissiva, è un po' abusata, diciamo, ecco. È che quella col concetto minima spesa massima resa, con pochi pixel riesci poi in realtà a certi livelli conviene di più fare i poligoni che non la pixel art, perché i poligoni sono più semplici da animare. No, dipende, cioè nel senso dipende cosa ci devi fare, un po' è tipo così. Il Bloodstained l'hanno fatto apposta in 3D perché era più facile che non animare tutto in 2D come Castlevania, sì, Symphony of the Night. Dipende, lato animazione è sempre un concetto, cioè lì ti giochi veramente milioni, nel senso che è la parte di animato che fa la differenza, però uguale fa un 3D animato scarso o un 2D animato scarso fa comunque schifo, cioè quel percorso. Non so, cioè aspetta, infatti credo che Uccello ci dice, credo che a livello artistico un mediocre pixel art un effetto migliore sì di un è quello che dicevo, cioè una pixel art è più permissiva perché molte magagne, molti problemi vengono nascosti. Un disegno, se non c'è un disegnatore che c'ha una bella linea o non riesce a gestire bene un colore, una pennellata, fa schifo, vedi, cioè il livello d'amatoriale è molto molto più semplice, soprattutto a pixel art fatta anche a livelli altissimi, è difficile a volte distinguerla da uno che non è incredibile come tecnica, però... Su Google Play c'è Pixel Art, libro per colorare con i numeri, che è un'app, non ho capito che cosa si faccia, vabbè. Sì, no, che poi tra l'altro la cosa interessante è che quando la pixel art era l'unico mezzo disponibile, si cercava in tutti i modi di, come si dice, superarne i limiti, e quindi c'era la gente che si sbatteva con le sfumature, gli effettini... Adesso che invece è il contrario, più ci si autolimita e più diventa, lo stile è cambiato in questo senso qua. The Last Door è un esempio, io The Last Door è un bel gioco, ma anche quello non riesco, cioè non riesco a capire cosa vedo allo schermo, quindi... A me invece piace quello stile là. Che roba, no, non riesco proprio a giocarci, mi incasino troppo, mi sembra di davvero, non è il problema del gioco... È proprio che mi dà fastidio. Come stavo dicendo a Simone, i titoli di certi gruppi metal che sono scritti con quel font lì, non riesco a leggerli. Cioè, non è che non mi piacciono, proprio non riesco a leggerli. E idem The Last Door, non riesco a giocarci perché mi perdo le cose. Cioè, cazzo, devo andare là, quello era un... Ah, quello... Mi incasino, mi dispiace. Scrive Slash, la pixel art acchiappa pure un sacco di nostalgici. Ma in realtà...
No, oltre che i messaggi c'è anche semplice, c'è anche un ragazzino la capisce, cioè 4 pixel messi lì e giochi molto di immaginazione se fatta decentemente. No, sì, però sono d'accordo con quello che dicevi te, che a un certo punto al netto di tutta la fedeltà, la cosa, uso solo la palette del Commodore 64, che sono solo le solite menate, ultra nostalgiche, eccetera. E però devi cercare un pochino di limiti, perché quella volta sì, c'erano dei grossi limiti, cioè quando prendevi, cioè a rivedere anche adesso gli sfondi dei vari giochi SNK, no? Dei picchiaduro animati, che pure lì puoi far ridere perché c'era del 3D sotto, su cui ridisegnavano pixel per pixel, eccetera, però è un livello fuori di testa, cioè lì riesce proprio un lavoro impressionante che c'è dietro. E il resto va a finire in un mucchio di roba che non distingue una dall'altra, oppure sembra fatta velocemente, ma non lo c'è, cioè, sembra fatta decentemente, ma poi c'è un sacco di problemi. Sì, no, per la nostalgia è un po' come la, come si chiama quello stile musicale, la synthwave, cioè. Sì, okay. Sì. O il Vaporwave anche, cioè alla fine riprendono certe sonorità, però non sono uguali alle robe del passato, però riprendendo quelle sonorità ti danno quella botta di familiarità, di nostalgia, che comunque ti predispone sempre in maniera più positiva rispetto a... Cioè io alla fine vedo tanti trailer di giochi, diciamo, un po' retro e... Quando vedi quella pixel art un po', sai che magari il gioco farà cagare, se, però gli dai sempre quello sguardo in più, perché... Invece sai, per me è il contrario, esattamente il contrario. È che ormai veramente se sono migliorato... Sì. Che vedo il Nintendo Direct, quello indie, e sembra lo stesso gioco spezzettato per 20 minuti, e anche se sotto c'è una meccanica interessante non riesco più a sopportare l'estetica. La differenza te lo fa lo stile, le scelte più che altro, perché tanto un personaggio, ragazzi, se c'hai 32 pixel e devi fare una persona, gira e rigira, saranno sempre usati più o meno alla stessa maniera, con delle leggere variazioni, per cui riuscire a dargli uno stile che ti catturi, vince la faccenda. Sto a vedere The Last Door, secondo me, io sono un po' d'accordo con te, cioè lì è cercare di fare un po' troppo, e per, cioè ci sono delle robe impastatissime, non si riesce a capire che cavolo c'è. Trovo poco leggibile. Ma The Last Door c'ha quell'estetica che si ispira neanche a Commodore 64, proprio all'Intellivision, Atari. Sì, no, ma quello ci sta. Il problema è che non davvero è troppo per... Cioè, per ma me... all'epoca era bella la grafica. No, ok, ma per me personalmente è troppo, no? Insomma. No, a me piace invece. Sarà che ce l'ho avuta la Intellivision, quindi mi dà la botta di nostalgia. Vabbè, niente... A proposito di Nintendo Direct, pare che ci saranno dei problemi. Nintendo ha detto che ci potrebbero esserci dei problemi a causa del virus, credo a livello di produzione della Switch. L'altro giorno sentivo un podcast, sempre Dead and Sons, che dicevano che le Switch, per comprarsela adesso con la quarantena e tutto, costano un botto, anche perché Nintendo non le sta riuscendo a produrre. Una roba del genere, insomma. Non so se voi avete sentito qualcosa a riguardo, voi che siete super nintendari. No, penso che il virus comunque ci avrà ripercussioni un po' su tutto, no? Non solo su Nintendo. Infatti, cioè, non, mi sembra sempre utopistico pensare che la nuova generazione non ci avrà nessuna, come vogliono far passare adesso, ma non ci avrà nessuna ripercussione, ma secondo me è una roba un po' assurda. Ho ritrovato la notizia da Nintendon. .it Nintendo, il coronavirus potrebbe avere, che tra l'altro ringrazio Mirko che ci ha postato, Mirko P. Il coronavirus potrebbe avere un impatto significativo sui nostri prodotti e servizi. Nintendo ha pubblicato il rapporto finanziario. Nel documento Nintendo ha chiarito l'impatto che il coronavirus ha avuto sull'azienda, ha potuto essere chiara. Nonostante la situazione sia in lento recupero, nonostante i risultati eccellenti di vendita, un peggioramento della pandemia potrebbe impattare in maniera estremamente critica sui prodotti, bla bla bla. Impatto su approvvigionamento di componenti, produzione e spedizione, impatto sui consumi, impatto su ricerca e sviluppo, impatto sulle fluttuazioni dei tassi di cambio. Quindi impatto, impatto, impatto. E se volete comprarvi una Switch, Don Nintendo, portiamo rispetto, sì, Google. E il conigliastro dice: vendo la mia Light gialla a 300 euro, come nuova non perdi tempo, quindi affrettatevi ragazzi. E va bene, niente, io direi di, visto che ce la siamo vista più o meno tutti, almeno sul canale Telegram, c'è stata la super conferenzona di Xbox, dove hanno fatto vedere un po' di trailer di giochi. Su Twitter c'è stato Gabri che ha commentato che sembrava la fiera dei doppi A, dei... un po' sì, cioè non c'erano proprio titoloni da dire wow.
Xbox Serie X me la compro. L'unico che è stato quello di, vabbè, a parte quello all'inizio che erano Ninja Ritorno al Futuro contro Samurai, il poliziotto birre era. E finti gameplay. Ah sì, hanno fatto vedere anche Assassin's Creed, che il bello, adesso vi facciamo vedere un po' di gameplay di Assassin's Creed, e si è visto una collezione di filmati, una locanda con uno appollaiato su sulla trave, sul trespolo. Io. Ma posso dire che mi ha rotto il cazzo pure questa cosa, l'ho finito dei 2A, dei 2A, e leggi, io sentivo il commento in diretta dei multiplayer a cui c'era sentito, ma aspettavo, perché se a luglio fai la presentazione dei titoli forti, perché qua non fai vedere niente, e perché, cioè, a me sembra che si stia completamente mancando il punto di quello che è il videogioco nel 2020 e quello che sarà nei prossimi mesi in poi. Cioè, stiamo parlando, uno, per il tipo di comunicazione, perché alla fine, vuoi o non vuoi, Nintendo l'ha fatto prima, probabilmente, non so se sbagliando, okay, ma adesso ormai la comunicazione è quella fatta in quella maniera, che se vedi. Fondamentalmente si sono tutti adeguati a quel tipo di comunicazione, ma dici con i direct, direct, ma non solo i direct, il fatto di anche dare un flusso continuo di informazioni per restare e per esistere i social, ma per esistere sull'internet, per esistere sulla stampa, per esserci, utilizzano un metodo che è la goccia cinese, insomma, ci sono sempre. Ma poi c'è un altro concetto che secondo me sfugge ai più e anche a gente che fa sto lavoro da 30 anni, e forse è proprio quello il problema da 20 anni, che è che Microsoft, e poi vedremo Sony, ma oggi Microsoft non ti sta vendendo Call of Duty, Assassin's Creed o l'Xbox Series X, ti sta vendendo tutto il pacchetto. Quindi se io in una fase che può essere un po' stanca o semplicemente di preparazione a quello che sarà poi le 3, o la fase 3 che poi sarà su Summer Fest fatto da Mr. Dorito che non si riesce a estirpare purtroppo, però dico, in una fase del genere il coronavirus lo renderà più forte, probabilmente, probabile, sì, tipo Freezer, esatto, Final Form, esatto. E come si fa a non vedere che Microsoft ti deve vendere quello che ha? E oggi Microsoft, non solo, ma insomma Microsoft, ha costruito l'intero suo business plan, se lo vogliamo chiamare così, l'intero suo obiettivo vabbè, non mi viene, insomma, prodotto principale, tutto l'ambiente Xbox ormai è un marchio che offre console e giochi e servizi. Cioè, non esiste più il fatto di faccio la console forte, fica, la presento, e la presento con la killer app, la presento con l'esclusiva. Non c'è più quel concetto, ma non c'è più da PlayStation 3 a momenti. Però c'è da dire che loro hanno detto proprio, vi faremo vedere i primi play. Sì, però lamentarsi per questo, sì, è giusto, ma lamentarsi per questa cosa è ridicolo, perché sono 40 anni che questo è, da qua prima che le tre ci fosse, che fanno la pubblicità del genere. Allora, una volta che tu l'hai visto, siamo qua, l'abbiamo visto tutti, mezz'ora tutta spedita così, commenta quello che hai visto, ma commenta l'idea di quello che sarà, commenta il concetto che, ma sai, magari il problema è che non c'è stata proprio l'idea di quello che sarà. Ma cioè, secondo me c'è, invece, secondo me l'idea è che loro, quando si sono comprati gli ultimi studi, che era l'anno scorso o due anni fa, ci hanno fatto capire che stavano prendendo, secondo me, hanno preso tutti team, o la maggior parte, che facevano i 2A, che erano i giochi che io dico sempre da illo tempore, dico sta cosa, che erano giochi che avevano la loro dignità e che costavano poco e guadagnavano tanto, e adesso ci ha fatto vedere cosa stanno facendo, e poi a giugno, quando sarà, faranno vedere i soliti titoli, capito? Qua, cioè, tu pensi che tra un mese rifanno un'altra? L'hanno detto che ci sarà un altro, se non ho capito male, ci sarà un'altra, non lo so, io non l'ho vista in diretta lì, che adesso faranno un mese di, o due mesi, non mi ricordo quanto dura, fine agosto dura tutte le varie appuntamenti. Jamboree Summerfest, quello di No, pare che adesso Geo, no, Knifley là ha fatto la specie di E3 lungo fatto da casa con le varie, cioè fatto
con lockdown, eccetera. Però oltre a questo, fa quello che dico è che adesso ci ha fatto vedere quello che stanno facendo, a prescindere dall'evento, se ci sarà o no. Mi sembra che hanno detto che a giugno ci dovrebbe essere qualche altro reveal. Il discorso è che a me che c'ho il Game Pass, una roba del genere, non mi dispiace, perché tanto lo so che ci sarà il FIFA, so che ci sarà l'Assassin's Creed, so che ci saranno altre cose. Ma Medium a me mi ha acchiappato più di tutto, scorna tanta gente, a me ha dato un po' fastidio, però comunque è interessante. Io sono backer su Kickstarter da anni, era pure uscita una demo tipo anni fa, speriamo che sia molto buona che esce. Che è? Com'è? È uno sparatutto? Ma è un puzzle, sì, è sparatutto, ma tipo spari con una pistola tutta tipo quella di Existence, tutta fatta, esatto. Organica. Vabbè. Sai Simo, secondo me che è il fatto che PlayStation, che è completamente sbarellato dal modo in cui stanno a gestire l'uscita della PS5, però col fatto che c'è questo mistero dietro, no? E il pad che c'ha il sensore aptico sui grilletti e non sai come funziona, e l'hard disk che rivoluzionerà quei caricamenti, comunque ti crea una narrazione per la quale tu vuoi, cioè tu l'aspetti sta reveal della PlayStation, perché vuoi vedere che cacchio si sono inventati. Quando quello che si sono inventati è la stessa roba di prima, tra l'altro pure in un trailer CGI, secondo me è ovvio che sei banale rispetto a PS5 in un momento in cui non dovresti esserlo, ma perché stai a rincorrere. Ma lo sai che c'è più che... ma parli di Xbox? Sì. Sì, ma loro c'hanno, secondo me, ad ora, hanno due fulcri completamente diversi, cioè girano su due cose diverse. Sony sta girando tutto sulla macchina, e in più il fatto che non ha informazioni, che probabilmente è confusione, non è una cosa strategica, ma forse è iniziata Sean, sì, poi adesso la stanno cavalcando probabilmente, però loro hanno solo la macchina, cioè loro si devono portare questa cosa fino a che poi all'esasperazione, perché non c'hanno giochi, non c'hanno giochi nuovi, non c'hanno giochi di PlayStation 4, non hanno niente. Microsoft deve continuare a far entrare abbonati, capito? E questa, sì, ma il mercato è quello, Simo, cioè adesso ci sarà il momento in cui tu devi scegliere se PS5 o Xbox nuova, e se tu, cioè, mettiamo caso che adesso PlayStation se ne esca con una roba simile Game Pass, tu mi devi spiegare qual è per quale motivo tu te dovresti comprare Xbox, che per 2 anni non ci avrà esclusive, già stato detto. I giochi non si sono visti, quel poco che si è visto, scusami, ma hanno regalato Dead Redemption 2 il mese scorso, se non mi ricordo male, il mese scorso hanno messo su Game Pass. Ma sì, ma Game Pass è un bel servizio, per carità, è un ottimo servizio secondo me. Però poi c'è xCloud, è che è tutto da confermare, perché Stadia è morto, cioè. Ma Stadia è morto per una questione non di economica, è morto perché non c'era una visione, e al solito se è uscito qualche gioco nuovo su Stadia però pare che xCloud, se non mi ricordo male, c'è chi l'ha provato e ne parlano anche discretamente. E allora quello che dico, vedi, cioè pure tu vieni a questo discorso, che è un discorso secondo me che non può funzionare più oggi, perché se io solo, cioè io parlo per me, che non mi è interessato mai Xbox eccetera, c'ho il Game Pass, non lo sto usando ma lo pago, sto usando pochissimo, però ce l'ho. Allora, quando esce PlayStation, io magari la PlayStation 5 me la faccio pure, un po' perché c'ho i vecchi acquisti, un po' perché magari Naughty Dog magari tira fuori qualcosa, un po' prima io la compravo, i giapponesi escono lì, però io la compro già un po' di cose, capito? Ma ti dico l'altro, nel frattempo io sto valutando, e ne parlavo poco tempo fa, tipo 4-5 giorni fa, sto valutando se cambiare la scheda video. Perché a quel punto, perché a quel punto io col Game Pass, magari l'Xbox no, perché la Series X non la prendo, a meno che, però no, e magari la scheda video la compro, perché tutto l'humus di robetta che c'è, magari indie, Ori, ma forse pure il Cuphead 2, che cazzo ne so, cioè, ma quelli me li gioco proprio con l'amore, e sto giochi che magari... Sicuro? Secondo me ti giochi. Ah, io Cuphead l'ho giocato, Ori l'ho finito, l'hai giocato perché ti interessavano, però è tipo Netflix che c'hai 300 ma c'è, sì, non è giusto, però
Però io alla fine mi compro PlayStation per dire, ti fai la scheda grafica nuova o il PC nuovo, la PlayStation 5 e io c'ho tutto, perché alla fine accanto esce tutto su Xbox e esce pure su PC. Allora a quel punto, oppure, però questa è una cosa che io non farei perché io sono uno che cerca di comprare l'ultima cosa uscita più o meno, però ti prendi la Xbox One X col Game Pass e giochi a tutto. Cioè, e non c'ho bisogno manco della scheda grafica, in posto. Quindi gioco a 1080, gioco com'è, che ho 4K X1 X, però diciamo pure a 1080. Però sì, mi gioco tutto. Guarda, la premessa di questo tuo discorso, che fila benissimo, io Xbox Series X non la compro. E quella no. È la presentazione dei giochi di Xbox Series X. Ma allora cioè, si chiama Inside Xbox, hanno presentato il fatto che tu te lo aggiornano, basta che la compri. Ti hanno fatto vedere il gameplay, basta che lo compri. Ma secondo me è chiaro che a loro la console non gli frega un cazzo di stravenderla. Gli interessa fare come l'Xbox, l'iPhone 11, l'XR e l'SE che hanno fatto adesso, cioè fanno quel, come si dice, quel taglio di prezzo di 200 euro più o meno, 300, poi dipende dalle fasce, però insomma dividono in quelle tre fasce dove possono prendere più persone possibile, e ancora la Xbox One gira quella senza disco. Però è una scelta coraggiosa, perché significa sopravvivere in un mercato. Cioè, non stai nemmeno più provando a ribaltare. Ma vediamo gli abbonamenti Game Pass quanti sono, vediamo xCloud come funziona. Secondo me è presto, perché è un mercato completamente nuovo ed è un concetto, un approccio completamente nuovo. Io sono dell'avviso, dall'altra parte, che tu quegli accordi con gli sviluppatori a 3 euro di Game Pass non li puoi fare più. Cioè, a un certo punto ci sarà l'aumento di prezzo, che non è possibile. Di Game Pass. Dici, Ste? Se va, no, non capisce niente, però prova a parlare più vicino a te. C'ha il bugging pure lui. Pure lui. Quelle prime cose che dice, sì, probabilmente gli si attivano. No, l'ho tolto la riduzione del rumore. Boh. No, le prime frasi che dici sono tutte. No, e quando ti parla qualcuno sopra, ti si sente. Non ti si sente. Lo premo un po' di anticipo. No, stavo dicendo, io in ogni caso, da quello che ho visto di Xbox, allora, uno, si sono rubati tutti i Game Pass ormai, qui non c'è più niente da fare, c'era tutti, quindi non c'è più niente da fare. Due, da quello che ho visto a Microsoft, come Fabio, non me ne frega assolutamente niente, cioè, come succederà come l'altra volta con PlayStation 4, probabilmente, che arrivano lì e quelli fanno tutti gli annunci, ah, questo è figo, tutto digitale, il futuro, poi arriva PlayStation, no, con noi, vai, giochi, fai il cazzo che vuoi, divertiti, tutti PlayStation. Sì, ma il discorso è che poi non la vediamo come una gara. Sono persone spartiscono il mercato. Certo, ma ci sono percentuali diverse di mercato. Questo io, sì. Per me personalmente, Stefano, l'Xbox non ha nessuna attrattiva da quello che ho visto. Poi magari PlayStation presenta della roba, fa schifo e dicono a questo punto meglio l'Xbox. Però per adesso la macchina non me ne frega niente. La macchina non ha, cioè, per me la macchina non ha attrattiva. Secondo me Xbox è molto, cioè, tra Game Pass, questo e quello, minchia, ha tutte le carte in regola per essere, per una bella console, con tanti giochi, con questo, con quello. Razionalmente, da un certo punto di vista, dovrebbe avere più successo Microsoft. Vediamo cosa fa Sony. Il problema è che noi, probabilmente, a parte in Italia, siamo mediamente più suonari, ma... Io, se c'è la possibilità che esce Kojima da qualche, per dire, Kojima da qualche, sì, o Suda, o la roba di From, o che cazzo ne so, e a me è che tutto, ecco, tutto che io è terribile. Casco, dove devi fare il prossimo gioco? Mi dice, sì, guarda, esatto, su, e tu lo prendi. TurboGrafx 16, me lo compro, vai, fatto. Cioè, la roba che mi interessa mediamente sta su, quella che mi piace, cioè che magari mi piace più, sta su Nintendo. Quindi, diciamo, le garanzie me le dà un po' a Nintendo, mediamente. Però su PlayStation comunque è uscita tutta, cioè DJ Max Portable su Xbox non so manco se è uscito, su PlayStation è stato GSM. Ma scusando Nintendo come grosso, tra virgolette, chiaramente, cioè, a me, non penso che Nintendo vada a presentare un'altra console adesso.
capito? Cioè, è tipo il giocatore, come si chiama, quelli tech nell'ubriacone, lì, cioè, lì siamo a era Bosconovic ubriaco, no, lei faceva lo stile, poi c'era proprio quello ubriaco. Bosconovic faceva lo stile dell'ubriaco, se vuoi fare precisigni. Però insomma, quello che voglio dire è che quindi Nintendo è imprevedibile, ma noi ci stiamo appunto gasando su Sony quando effettivamente, cioè, Quantic Dream l'ha persa, Kojima Production, vediamo che fa. È chiaro che, ecco, pure là mi sparano Silent Hill e vabbè, a posto, manco ci penso io dove la devo comprare, perché comunque mi piace più quello che andare sull'immaginario americano, che mi fa tutto schifo. Vabbè, diciamo che mediamente i prodotti giapponesi escono là. È quello, adesso, per esempio, adesso loro in presentazione hanno fatto vedere Yakuza, come se fosse, tra l'altro, la super esclusiva quando è uscito tipo un anno fa in Giappone. E vediamo, insomma, magari. Scusa, Stefano, ho scritto su Telegram, prova a vedere se cambiando quelle opzioni che ho scritto là, proviamo se migliora. Cioè, per esempio, era interessante all'epoca di Xbox 360, quando annunciarono i due giochi, quello con Inoue, come si chiamava, The Last Story, i due giochi di ruolo giapponesi che erano in esclusiva, Eternal Sonata, mi sa che era The Last Story, The Last Odyssey, non mi ricordo, disegnato da Inoue. E quello era interessante, no? Perché tu c'avevi effettivamente una roba in esclusiva su Xbox 360, due robe giapponese, tra l'altro mi sembra che c'era dietro Sakaguchi su quello di... Siamo tutti d'accordo che Xbox 360 ha venduto per i servizi e per la versatilità delle conversioni, eccetera. Era uscita prima, era piratabile, cioè aveva un sacco di robe. L'online era devastante, non esisteva PlayStation 3 con l'online. Aveva i giochi che erano convertiti a bomba, andavano meglio. Cioè, era un'altra macchina. Qui non puoi basarti su quello, perché le macchine sono pressoché identiche. Esatto, sì, era i Sakaguchi. Le macchine sono molto simili, i concetti sono di due PC, non ci avremo la macchina spremuta fino a tutte le cazzate che abbiamo letto negli anni delle riviste, perché sono due PC, quindi quello è, e quello ci avrai alla fine, come i giochi di PlayStation 4, hanno cambiato qualche effetto, ma dalla prima PlayStation 4 a adesso non è che ci stanno le super differenze, c'è qualcosa, però insomma stiamo lì. Il discorso è che adesso nessuno dei due c'ha. Gears of War è completamente sputtanato, ma non esiste. No, cioè, sono i due, ce l'ha, Sony ce l'ha. Ma che c'ha? C'ha The Last of Us, che è una bomba. Abbiamo visto due, cioè abbiamo un gioco di The Last of Us, e forse ne vedi una, non lo so se la saga finisce. C'ha avuto Spider-Man, che vale la pena solo per il tuo racconto sul finale, ma comunque ha fatto un sacco di vendite, quindi c'ha già l'altra esclusiva. Ma è finito, non è che fai il 2. Come è finito? Ma sicuramente faranno il 2, figurati. C'ha comunque, no, lo stanno già facendo, sicuro, 100%. C'hanno comunque lo studio di Kojima, che Monti è prodotto da loro, fino adesso comunque è prodotto da loro. E non mi vengono in mente. C'hanno Guerrilla, che ha fatto Horizon, che a me fa cagare, però insomma, ha avuto un bel riscontro pure quello. C'hanno tutta una serie di produzioni che su Xbox non ci sta. Ma su Xbox c'ha i... Però adesso Microsoft ha comprato un botto di studi che si spera bene stiano lavorando su qualcosa. Dopo aver fatto tutta la campagna che i giocatori se ne hanno rotto il cazzo del single player, pare che abbiano fatto acquisti. Cioè, hanno fatto acquisti, pare, in direzione di fare di nuovo esclusive, fare roba loro, fare qualcosa che si veda solo su Xbox. Perché penso che comunque se ne rendano conto di essere indietro da quel punto di vista. Il senso finale della frase che facevo, e poi mi lascio, è quello di non andare a analizzare le cose in base a quello che sono adesso, perché non sono niente né dalla parte di Xbox, secondo me, ma neanche da parte di Sony. Cioè, Xbox ci deve far vedere xCloud che funziona, ci deve far vedere i giochi che funzionano, ci deve dare una motivazione in più, e non riesce a darcela, quindi evidentemente non ce la farà per comprare Xbox Series X. Dall'altra parte, Sony mi deve far vedere i giochi, i servizi, che cosa c'ha in mente, com'è la console. Cioè, secondo me è troppo poco. Se Sony resta così, cioè se Sony anche restasse così con un hardware più potente, sarebbe già 100 metri ma per noi avanti. Sì, per noi sì,
Ma per tutti, sì. Perché la base installata è quella. Se tu già dici che il 90% dei giochi PS4 sono retrocompatibili, per esempio, certo, sei già portato a casa tutta la gente che non vuole ovviamente cambiare una piattaforma, perché cambiare piattaforma però oggi loro significa... dicono abbiamo xCloud, abbiamo questo, quello, sì, ma cambiare piattaforma oggi significa cambiare il giro d'amici che c'hai online, significa cambiare i giochi che hai comprato sullo store digitale, non lo metto in dubbio, ma loro dicono ci mettiamo gli stessi giochi, ma quanti giochi avete sullo store digitale di PlayStation 4? Penso almeno io centinaio. 90% centinaio? Dei giochi. Sì, sì. Vabbè, ma io non so quanti. Il 90% dei giochi miei sono tutti 95 anche. Sono tutti digitali, tutti. Io so tutte tolti le quelli del Plus, Sì, sì, tolti quelli del Plus. 95%, 94 allora. Io ce l'avrò 4. No, io l'ho posto, sono tutti digitali, non c'ho più spazio, okay. Non c'ho più voglia. Si sente meglio mo Stefano? Ma io ho le stesse impostazioni da quando abbiamo iniziato a usare Discord, ti sento non come per prima, dire. Anch'io. Quindi, cioè... Sì, no, però adesso non ti si abbassa più quando parlo con qualcun altro sopra di te. Ah, ok. Boh, non lo so, Simo. È che sai, tante volte la promessa che qualcosa cambierà, che qualcosa sarà meglio, che qualcosa sarà diverso, come quella che adesso dei Sony. Magari domani Sony fa la presentazione una merda, ma comunque la promessa vale più dei soliti trailer in CGI che hanno fatto vedere su mezz'ora di presentazione, secondo me. Comunque dicevo, provate a togliere tutte quelle opzioni là, lasciate solo automatic game control. Per me rimetti, scusa un secondo, rimetti ho rimesso, tolto tutto e lasciato quello lì. Mirko è bassissimo okay. Comunque. Infatti pure. Ti sento un po' più basso. Anch'io lo sento basso. Vabbè, ma sta in piedi. In piedi o seduto non però fa molta il discorso che faccio io però è quello di legato a coso, è legato a, ripeto, principalmente ai servizi, ma anche al fatto che non sappiamo neanche che altre esclusive ci stanno facendo, cioè ci sono troppi pochi dati per dare, cioè quello che dici tu lo capisco. E lo capisco anche da qui a Natale, cioè se oggi la situazione rimanesse questa, da qui a Natale lo capisco. Dall'altra parte c'è anche una stronzata, capire quanta revenue c'è, perché noi, uno, magari Nintendo c'ha una fetta di mercato piccola, ma Nintendo guadagna sempre, per dire, no? Quindi alla fine esiste in questa maniera. A me a 35 anni di parlare di la console che vince sulle altre, ma nessuno di noi non me ne frega quel un cazzo. Discorso, esatto, sì. Esatto, dico non me ne frega niente, quindi quello che ti voglio io dire io sì. Ma tu che vince no, Simo, però se il mercato è quello e chi c'ha la fetta più grande poi alla fine è quella che c'ha le esclusive migliori, perché gli studi si spostano là e le uscite più interessanti comunque sono su quella che domina il mercato, vuoi o non vuoi. Ma se tu, però scusami, le più interessanti di questa generazione sono state assolutamente su PlayStation 4. Sono state su PlayStation 4, ma il mercato è fatto di tutto quello che c'è sta anche intorno. Il mercato oggi è fatto da Fortnite, ma... Vabbè, ho capito, però lì stai a parlare di un altro pubblico. Fortnite non ha importanza dove gira. Certo, però ci giocano sulle console. E devi non è a loro che tu vendi Xbox One X. Non gliene frega un cazzo di averci 14 teraflops quando Fortnite gira sul cellulare. Vabbè, ma il pubblico di Fortnite prima o poi si sposterà altrove, pensando per lo più ai bambini. Su COD, Modern Warfare. E devi acchiapparli. Vuoi che Microsoft e Sony non stanno lì a pensare comunque come prenderli una volta che si stuferanno, una volta che vorranno un hardware più potente? È indifferente perché il prossimo fenomeno tipo Fortnite uscirà pure sulla frutiera della cucina mia. Cioè, quindi a quel punto è indifferente tu se ti sposti su una o sull'altra. Anzi, ti sposterai su quella che c'avevi prima per portarti dietro gli amici con cui giocavi. Boh, ragazzi, vabbè. Comunque io onestamente innanzitutto Mirko prova a parlare. Come ditemi adesso l'hai rimesso è settato in maniera bocca. Sì, sì. Ho messo un bocca è settato in maniera incredibile. Ok, mi sa che comunque ragazzi un po' troppo il volume. Stavo misurando la febbre perché sentivo caldo, ecco il beep. C'ho 36,7. Io sono in mutande. Sì, io pure sento caldo. Comunque abbiamo risolto anche con Mirko, credo. Prova a parlare, Mirko. Ditemi, ragazzi, cosa vi devo dire? Sei sempre un po' bassino, però... però carino. Sì, esatto. Allora, Mirko, devi rimettere il noise reduction. Mi sa che è l'eco cancellation, la cancellazione dell'eco. Ma quello c'è.
È attivato adesso. È attivato la cancellazione dell'eco? Sì. E te l'avevo detto di togliere. Giacomo, prima era senza e mi ha detto di rimetterla. No, era il controllo del guadagno del volume. No, la cancellazione dell'eco non è vero, non c'è. Riduzione del rumore non c'è. Controllo automatico del guadagno, che non so, sarà gli investimenti in banca, soldi, è sì. attivato. Sì, sì, okay. Ogni mese ti controlla. Metti anche riduzione del rumore, stiamo a posto. Scusate, momenti, problemi tecnici. Posso. Va ecco. bene. Ecco, adesso è perfetto. Allora, no, io dicevo, volevo, a parte tutto il discorso, volevo cancellare il guadagno. Sì, ah, bello, adesso finalmente si sente senza problemi, finalmente dopo solo 5 anni abbiamo risolto sto cazzo di problemi. E il prossimo sarà Simone, ragazzi, attenzione. No, Simone alla fine, quando... Adesso quando sì, 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 no, ma i primi momenti che Simone ha bisogno di quando attimo. Prende il microfono giusto si sente bene. Esatto. E... Un microfono di Vasco questo. Ecco, no, volevo concentrarmi più che altro sulla presentazione in sé, a parte tutti questi discorsi, cioè alla fine si è visto, vabbè, Scorn, poi c'è stato il Silent Hill di contrabbando. Medium, che... bellissimo. Bellissimo. Si è visto un cazzo. Sì, ho deciso che è bellissimo. Vabbè. Segnate queste parole. Beh, c'ha la, è degli stessi che hanno fatto Observer, quel gioco con Rutger Hauer. Che poi è morto, quindi poi... Una conseguenza, tra l'altro. Morirà anche Yamoka, speriamo di no. E che più, poi quel gioco bella giapponese... la colonna sonora particolare mi ricordava qualcosa. Sì, sì, infatti si riconosce subito. Ma Konami ha venduto la licenza Silent Hill, sento spesso i rumor su un nuovo capitolo, ma quelli si sono messo a fare i paci. No, non ha venduto niente, Carmine. Cazzi Ryan alla conferenza PS4 spiegherà di nuovo come si prestano i giochi con PS5 in realtà. Speriamo che lo faccia. Poi vabbè, qua dicono che se Kogul dice che se il pad c'ha tutte quelle funzioni che dicono costerà almeno 100 euro, quindi la PS5 potrebbe costare molto molto. Però stesso Microsoft ha dichiarato che forse costerà meno Xbox, ma ancora nessuno dei due fa il primo passo. Dillo prima tu. No, dillo prima tu. E niente, poi che altri giochi hanno fatto vedere? Vabbè, sto descrivendo Valhalla, che comunque con Stonehenge io... A me ispira. Infatti, vediamo se i misteri degli alieni di Stonehenge fanno qualcosa. Poi Yakuza l'hanno fatto... Io non ho capito, nel trailer si è visto lui che combatteva, ma non doveva essere a turni RPG, che hanno fatto? Hanno fatto la sì, è a turni, ma è un sistema particolare, è a turni ma è dinamico, da come avevo visto. Tipo Final Fantasy... Tu non puoi capire, Bruno, queste sono cose per noi. Ah, ok, scusate. E poi basta, cioè alla fine non è che hanno fatto vedere chissà quanto si sta con Frey. Alla fine quello che secondo me ha già di... Beh, c'è quello dei dinosauri, il Turok di contrabbando, Vampire 2, ragazzi, c'è proprio amore, Vampire... C'è quello, aspetta, scusa, anche quell'altro cinese, tipo Ballstorm contro i cinesi, con i Mitra... Cyberpunk, io ci ho visto una stanca, ragazzi, in quella... No, se il titolo è Balestro contro i cinesi, quello... io lo compro oggi. Ma cioè, è quello dei cosi, è quello dei giapponesi con i romani e la DeLorean. Ah, e Romani Ninja contro Ritorno al Futuro. Quello, Bruno, è il gioco delle citazioni. Che bello. Anche se l'avevano già conquistato, perché cioè, comunque nel delirio era una DeLorean. Cioè. Tra l'altro, a proposito di trailer, vabbè, chiudiamo sto capitolo di Xbox, cioè tante cose, alcune anche carine, però niente di bomba. Invece bomba, è uscito il trailer nuovo di The Last of Us parte 2, l'avete visto, è piaciuto? Yes. Ti è piaciuto? Visto molto. A me ha fatto un po' invece il trailer. Ho visto tutti entusiasti, io sono l'unico che ha fatto ok, hanno ribadito le cose che ci aspettavamo. Sto in silenzio, vabbè. Stampa e aspetto il gioco direttamente. Ma non l'hai visto com'è. Il trailer? Tu non l'ho visto, volendo... non lo voglio vedere. No, dico, volendo a Alessio che è rimasto male, si può spoilerare tutto. No, quello non mi interessa, che visto che l'hanno fatto un po' in risposta, mi sarei aspettato invece il trailer che metteva più carne al fuoco, magari più emozionante, più forte. Invece così mi è sembrato un po', vabbè, lo sapevo già che c'era questo.
lo immaginavo già, lo sapevi tu già. Perché te lo sei spoilerato, noi che siamo stati bravi. Io non so ancora niente. È Fabio l'unico qua che si è sacrificato gettandosi fra le fiamme. Comunque c'era una roba di multiplayer che ci hanno linkato, però mo vallo a trovare. Era tipo, noi di The Last of Us 2 possiamo parlare di che cazzo vogliamo, non devi romperci il cazzo. Però, tra l'altro, oggi mi sono lanciato nelle fiamme dell'internet anch'io. Con, cioè? Ho fatto un post su Panino al Salame, riesumato il mio blog, che si chiama proprio Se non sei d'accordo con la linea politica di The Last of Us, non ce ne frega niente. È molto bello, infatti, l'articolo che hai fatto, Fabio. Grazie, Ale. L'ho letto, l'ho visto poco fa, l'ho letto poco fa, ha innescato una bella discussione, ho visto, e sì, condivido, sì. Ma su altri motivi, tra l'altro, che c'entrano meno. Con tanto terrore, perché quando l'hanno cominciato a condividere ho visto che è finito pure su 2-3 gruppi di gamer, faccio vabbè, adesso c'è nome e cognome. Lo sai che ti doxano fra 3 secondi. Ti vengono a cercare a casa adesso. Allora mi sa che era il tuo che hanno linkato, perché su multiplayer non lo trovo sto coso. Può darsi. Poi se provo a trovare panini al salame mi esce panini napoletane, panini al salame. Medium, spiano. Panini al salame medium. Cioè. Ah, siamo passati sul medium. Sì, è più semplice. Oh, non passati... ho dovuto fare niente. Però io ce l'ho ancora su Blogspot. C'è anche su Blogspot, è quello vecchio. Dove dovete andare? Non trovo più niente. Su medium. Scusa, io so su Panini al Salame vedo 3 libri super consigliati. Quello te l'ho messo in chat. Dove in chat? Su Telegram? Su Telegram. Su Telegram. Sì, vediamo un po'. Te lo rimetto adesso. Sì, ecco chi me l'aveva linkato. Io cercavo la chat di Twitch. Madonna, ragazzi, grazie della considerazione, Bruno. Grazie. Grazie per essere ricordato di lui. Grazie a te, Alessio. Vediamo un po'. Durante la live i 3 giornalisti discutevano di come la sessualità di un personaggio non dovrebbe interessare al pubblico. Voglio tra dire l'altro Pianesani ha detto che si è detto molto offeso perché l'ho definito giornalista. Era la live di Pianesani. Potevi risparmiartelo questo, Fabio. Diciamo che, guarda, te lo riassumo. I discorsi sono 2. Uno l'abbiamo fatto la settimana scorsa, che era quello sulla sessualità di Ellie. E ne abbiamo già i parlato. Commenti delle teste di cazzo. Esatto. L'altro che è altrettanto interessante, secondo me, è che durante la live fuori sta roba, un videogioco non dovrebbe essere politico, la politica dovrebbe essere lasciata fuori dai videogiochi, che è, secondo me, un'affermazione fuori da ogni modo, che via qualsiasi roba, qualsiasi scelta che tu fai all'interno di un videogioco, che forse, ecco, forse è giusto Crash Bandicoot, Spyro, non lo so, o i platform. Beh, non mettete Mario, bocca sulla sessualità di Crash Bandicoot. No, dico, a quel punto magari scelte politiche non ne fai, ma insomma è tutto un po' da vedere, ma se vuoi mettere il videogioco all'interno di un contesto minimamente realistico, prendi per forza delle scelte politiche, no? E tra l'altro, diciamo nel 90% dei casi queste scelte politiche sono quasi sempre reazionarie, cioè facciamo andare bene. Però sai come... che parlare di politica, perché questa alla fine non è tanto politica, è morale, è etica. Perché politico, cioè, non è che Ellie va là, se mi votate, dimmi in grati. Vabbè, ma no, la politica è inteso come l'insieme delle idee sul mondo, cioè, solo come etica. Per esempio, sì, appunto, secondo me dovremmo parlare, cioè, dovremmo chiamarla morale, etica, perché politica è, cioè, un'altra... Cioè, capisco perché si parla di politica, però... in questo caso parlerei, vabbè, ma era giusto per di ragazzato cercando la definizione di politica. No, ma ci sta, però appunto per le persone è semplicemente mi stai dando un indirizzo politico, mi dai un gioco con certe idee così, che sono magari contrarie. No, no, appunto sto facendo ma secondo me, cioè, io non sono razzista, vive i negri è morale, io non sono razzista, vive i negri, facciamoli rientrare tutti quanti è politica, perché si tratta di gestione della polis. Come ma no, ha sempre a che fare con la scelta politica. Vabbè, comunque, era cazzata, ma non perdiamo tempo con questa cosa. No, scriveteci... Oddio, scusa, Bruno, vai. No, dicevo, scriveteci su info@freeman.it la vostra definizione di politica e di morale. Esatto. E BDF ci mette pure ideologia. Ideologia videoludica. Pizza, bellissimo. Ah... Vabbè, dicevi Fabio, quindi questi vogliono fare politica con i nostri culi sudati. No, è che probabilmente si fa fatica a capire che politica è effettivamente è qualsiasi scelta che prendi. E nella chat, durante il cortocircuito che stavo vedendo, che poi ha scaturito sto ragionamento, la gente diceva nel primo gioco non c'erano
non c'erano momenti in cui in fin dei conti si parlava di politica, che è una cazzata, perché è un mini spoiler, ma dei primi 10 minuti del primo gioco, quando all'inizio il soldato riceve l'ordine e decide comunque di sparare a Joel e alla figlia nonostante non siano infetti, e quella è una scelta politica. O quando su The Division, non lo so, si combattono i ribelli per salvare per preservare lo status quo degli Stati Uniti d'America, e quella è una scelta politica, cioè ci puoi girare intorno quanto ti pare, poi puoi pure fartela passare sotto gli occhi, perché non è detto che tu devi stare lì a guardare ogni cosa che succede e schierarla da una parte o dall'altra, perché puoi pure far finta, insomma, quella è l'incipit del gioco, amen. Però insomma è una scelta politica da chi sta dietro e scrive la sceneggiatura. No, no, la gente non pensa, cioè la politica non la mettono, non la vogliono proprio vedere. Non la vogliono vedere quando la riconoscono, perché quando non la riconoscono, come diceva appunto Fabio nell'articolo, invece gli va benissimo. Tutto quello che è americanofilo gli va benissimo. Tutto l'ultimo COD in cui veramente hanno riscritto la storia attribuendo ai russi un atto, insomma, di guerra, in cui durante la guerra del Golfo gli americani, non mi ricordo che cazzo fecero, sganciarono tipo il fosforo bianco, uccidendo non so quanta gente, nel gioco fanno i russi. Quella è una scelta politica, poi uno può prenderla in modo, può considerarla più o meno grave, più o meno importante, però insomma se ti fermi a pensare a livello di scrittura di una sceneggiatura, quando tu prendi un fatto storico e lo capovolgi con un altro attore, è una scelta politica. Io lo penso come sì. Tema su tantissimi altri fattori, su tantissime altre scelte che fanno i sviluppatori, e però mediamente non vengono contestate quando diventano manifeste in qualche maniera, o le fanno diventare manifeste, perché qualcuno le riconosce, la gente le vede e ci va contro. Però dovremmo starci tutti un po' più attenti, in generale. Ma secondo me è una roba anche che nobilita il videogioco nell'ottica... Ecco, modo in cui chiudo l'articolo, cioè nell'ottica di quel discorso infinito, cioè sul videogioco è arte, non è arte, che tra parentesi chi se ne frega, tante volte non viene preso sul serio proprio perché non si prende una posizione, e per definizione un medium che non prende definizione, un'opera che non prende posizione, cazzo di visione ha, che visione dà anche del pubblico che la utilizza. Però vediamola la posizione di Naughty Dog, eh. Cioè non basta mettere determinati, non voglio sapere nei spoiler i problemi che ci stanno, cioè le cose che ci stanno, però vediamo pure come. Qualsiasi posizione è meglio di nessuna posizione. Beh sì, c'è. Questo mi sembra sì. Pacifico. Sì, sì, no, pensavo a bei ricordi di quando facevamo le posizioni. No, comunque... intanto ciao Vito Iuvara, che come al solito è tornato appena ospite da poi, noi che ogni volta dai e sale e viene e sale e viene, mo sono appena tornato da un'ospitata, diciamo, quindi va bene, purtroppo che dobbiamo fare? È perché siamo neri, un po' sì. Ma noi ti invitiamo, se Vito, quando vuoi, tu mi dici: oh Bruno, posso venire? Io no. E Bruno rifiuta, non c'è nessun problema. Dice Tasten: è così importante che il videogioco abbia posizioni? Ma è importante, boh. Comunque volevo riportare un commento, eccolo qua: nella seguente dichiarazione di Druckmann non c'è scritto sindacalista, ovvero The Last of Us 2 non è un gioco per sessisti, razzisti e omofobi. Non l'ho capito tantissimo, che doveva dire che non è manco un gioco, non perché... è un gioco per sindacalisti. Sì, perché fanno il crunch, no? Perché non sono attenti ai diritti di lavoro. Dicevi tu, Vivara, era proprio British humor. Dicevi tu, Vivara, voi mi invitate in corsa, magari mi sto masturbando, io mi sto quasi sempre masturbando. Io come te, Vito, togli il quasi e stiamo là. E... comunque per me è importante che un videogioco abbia una posizione, specialmente, ecco,
te è inserito in un contesto che vuole essere reale, realistico. Cioè, comunque ognuno di noi prende una posizione rispetto a qualsiasi roba che succede, quindi è giusto anche che l'autore del videogioco prenda una posizione in relazione a ciò che succede nella sceneggiatura. Guarda Fabio, per me è importante che il videogioco abbia una posizione, non so se sono d'accordo al 100%, cioè sicuramente mi fa piacere che in un videogioco magari si tenti un attimo di spingere i limiti per quanto riguarda l'accettazione di categorie ai margini e cose così, o che magari si mostrino situazioni di marginalità, eccetera, eccetera. Però in questo momento per me la cosa principale che vorrei sarebbe un videogioco in grado di coinvolgermi a livello un po' più profondo rispetto a quello che è anche quello che ha fatto The Last of Us, per cui non... Però per me è il primo The Last of Us è stato un putpurri di tutto quello che poteva fare il racconto zombie, eccetera, con qualcosina di politico. Il secondo magari hanno pensato che, valorizzando ancora di più invece il discorso politico che era stato solo accennato alla fine più nel DLC che nel gioco vero e proprio del primo, avrebbe avuto ancora più identità e più importanza. No, solo una piccola specifica. Sono infetti, non so zombie. Che sarebbe stata un'altra grossa scelta politica, perché lo zombie è un... sono la stessa cosa, si contagiano nello stesso modo. Che l'ha inventato, quindi... Mirko, che dicevi? Sì, no, io stavo dicendo che secondo me il primo in realtà la gente si è andata tutta a concentrare nel DLC come se fosse il vero capolavoro, solo perché parlava di questa storia tra Ellie e l'amica, e in realtà è molto più debole di tutto quello che c'è dentro il gioco originale, narrativamente temi nel gioco sono molto più forti rispetto... Io l'ho vista proprio all'opposto questa cosa. No, a me il DLC mi ha proprio dato fastidio, perché spinge proprio tutto su quella cosa di far vedere quanto noi siamo coraggiosi, a farvi vedere la storia d'amore tra una ragazzina lesbica. È il solito problema del tokenismo, no? Del farlo perché devi far vedere, ma anche nel gioco principale, no? Sì, cioè, ma nel personaggio... gioco sì. Personaggio gay, anche se viene detto non proprio super esplicito, ma viene fatto intendere, cioè oddio, viene detto in modo molto esplicito, però senza proprio ancora più esplicito. Quello sì, ma che poi c'era arriva dopo quello, capito? Cioè, no, ma quello per fare un esempio, quello se c'era o non c'era, se era gay o etero o lesbo o trans, non cambiava niente, sì, è una roba che hanno fatto lì. A me sta bene, sta benissimo, perché comunque è sempre qualcosa di... però se devo scegliere, se avessi dovuto scegliere tra teniamo il personaggio gay e teniamo la trama coinvolgente e tutto quanto... Però io personalmente non esclude l'altra, però. No, ma per carità non esclude l'altra, però per dire la mia priorità in questo momento... Ti dico che quello lì a me ha dato, ti dico, meno fastidio, perché è un inserimento, vabbè, messo lì, sì, lo prendi, ok, prendi nota che lui c'è quella direzione lì e vabbè. Ma invece capito, tutta sta grande cosa del DLC che era una rottura di coglioni micidiale. Ma io purtroppo non l'ho giocato, quindi... Ma guarda, secondo me proprio, quello veramente al di fuori adesso è qualcosa che poteva affrontare nel gioco mainstream, questa questione qui era, vai sulla giostra, vai sulla macchinina, trova il regalino, trova quello, ma proprio... Tirate, è proprio, sai quello che diciamo nel pre-puntata, no Fabio? Che Persona c'ha sta cosa che manca completamente, no? L'affettività, cioè ti crea un rapporto d'amicizia con questi che non si toccano e tutto questo. Questo è fatto tutto di sti momentini che dopo un po' l'ho capito dove voglio arrivare. Non c'ho bisogno di 3 ore di gioco, quanto dura, costruito momento per farmi vedere che no, non è la solita storia d'amore, perché lei gli fa un regalo, allora deve essere proprio amore. Cioè... Vabbè, però sai che cosa? Che alla fine sarà banale quanto vuoi, però quella è l'unica produzione di un certo livello, con un certo budget, che affronta certi temi in quel modo lì. Esatto, per cui arriva con una delicatezza, con delle sfumature. No, ma al di là del suo valore nei giochi di quel tipo, al di là del suo valore artistico, diciamo, comunque è importante quello, sì, da un punto di vista politico, perché dai un messaggio, magari per noi è super banale, però magari per la ragazzina che comincia a sentire delle pulsioni, magari a mezza vergogna, sì, mezza ma io non sappiamo se ancora è così,
perché magari ma oggi è molto il conigliastro che dice di Life is Strange. Secondo me infatti su Life is Strange c'è un paio di temi che sono trattati molto meglio, tipo quello sotto il pezzo con la ragazzina sulla sedia a rotelle, mamma, quella è una pezza, quello è molto molto più forte rispetto a quello Life is Strange, però è venuto dopo. Parlavamo prima di Breath of the Wild. Life is Strange puoi pensare anche lì che sia venuto anche grazie a un AAA come The Last of Us, che ha dato un po' l'avvio a permettere, diciamo, alle grandi case di concentrarsi su certi temi. Ma ragazzi, che tema c'è? Il primo di cioè, mo veramente stiamo dando la dignità alla Last of Us che onestamente fino adesso non c'ha avuto. È una bella situazione di disperazione. Cazzo, ma sono se non ce l'ha della base, questa dignità qui. Mi puoi dire che non ti è piaciuto troppo giocarci, che non ti è piaciuto troppo spararci, ma che non avesse queste tematiche? Non ho detto ma le tematiche sono le tematiche universali di quel tipo di situazione lì? Gli hai dato Fabio, gli hai dato la versione senza i contenuti interessanti. No, hai tagliato le scene con te. Non ho detto che sono temi che si sono sviluppati. Il bello di Last of Us è stato come l'ha sviluppati, come erano recitate le scene, come era messo. Per esempio, ti faccio un esempio da palissiano. Il finale è bellissimo. Sì, è stupendo. Cioè, anticlimatico, totalmente posto a qualsiasi altro videogioco. Ma ne abbiamo parlato con te pure, mi pare. Ma che cazzo sono ricordo? Sono veramente d'accordo, ma a me fece cagare sul momento il finale della sofa. Ma è quello che è bello. Ti vuole proprio far cagare. Ma io sono completamente d'accordo, ho vissuto le cose che ha vissuto per certi momenti finali che ha vissuto lui, cioè io sono completamente d'accordo su quello, però da questo a che cazzo ne so, non lo so, a riscrivere la storia del videogioco, però io ti dico, c'ho veramente pochi altri esempi che riescano ad affrontare una storia adulta in maniera, cioè per adulti in maniera adulta, senza cadere veramente troppo nei cliché, nelle cose stereotipate, pur essendo dentro il contenitore del genere, più certo, abusato, anzi riesce a non sbattertela troppo in faccia, perché prende una posizione che vaffanculo, cioè il finale è super politico quello che succede nel finale. Ma io ve l'ho detto, cioè arrivi a un certo punto in quella storia lì, per come è scritta, ed è veramente una delle poche robe scritte bene, cioè non è la scrittura di God of War col figlio Atreus, devi sposare, devi tirare ragazzo, tu devi sei un dio, devi cosa, no, cioè questo, cioè io ve l'ho detto, quando come affronto una roba come la relazione tra uno dei 40 anni più vecchio della ragazzina e potrebbe essere quasi accettabile, la cosa è allucinante, perché riesce a far passare delle robe in maniera veramente veramente assurda, e non credo che ci sia mai riuscito altro in quella maniera, ma anche nel cinema certi temi sono sempre stati trattati in maniera molto molto più grezze, però vabbè, infatti io ho paura che il secondo, in realtà la mia paura per il secondo, poi vedremo, è che ok, è stato preso a modello per una serie di cose, quindi abbiamo spinto l'acceleratore al massimo su cose, tant'è che l'ultimo trailer a me mi sembra che segua molto molto la direzione di quest'ultima annata da Death Stranding eccetera, in cui fa vedere il tema forte, i personaggi quanto soffrono, la scena in cui si cuce, l'altro si staccava le unghie, uno si farà appendicite in diretta, c'ha un pochino per me come si cuce, come si è cucita Clementine, non si è cucito mai nessuno, sì, esatto, bravo esatto, e quella roba lì arrivava in maniera veramente inaspettata. Io mi ricorderei un attimo qualche scena di Walking Dead, ma sono d'accordo, però la scena è un conto, perché è proprio il messaggio di Walking Dead è differente da quello di e perché non hai visto lo Snake che si sistema il braccio rotto in Metal Gear Solid 3, quello che dicevo prima, usando un coccodrillo tra l'altro, quello che dicevo prima, che alla fine conta anche il fatto che è una produzione di un certo livello con certi valori
sono riproduttivi, eccetera, eccetera. Sì, perché sì, io mi ricordo invece quando ti fanno ricucire, mi ricordo un bambino in braccio, e chi se lo ricorda, mi pare il secondo o terzo di The Last of Us, scusate, di... Ma già stai a giocartello, porca troia. Il terzo episodio di The Walking Dead c'è una scena su una soffitta con un ragazzino. Se qualcuno si ricorda la scena, ragazzi, Madonna. E poi venite a parlare. Sì, sì, no, ma quello, se volebbimo parlare di The Walking Dead, esatto, ripeto, no, parlassimo. È importante, cioè, no, no, ma mi ricordo, me la ricordo quella scena. Ma sicuramente, se andiamo a scavare, ne troviamo di produzioni piccole, medie, eccetera, eccetera. Sì, ma trova una produzione grossa con questa. Sì. Però se il messaggio, diciamo, te lo lancia la produzione grossa, anche magari in maniera un po' più nazionale popolare, perché essendo una produzione grossa deve arrivare al pubblico più generalista, è comunque un messaggio. Io parlo del fatto, ma io sono tutti no belli, poi per carità, sicuramente se arrivano quelli che sono usciti mo dall'uovo di Pasqua, dico, oh, prima non l'ha fatto nessuno, è un altro quello discorso. È un altro discorso, ma questo stava uscendo, non so d'accordo. Almeno personalmente, poi vabbè. No, rispondo un attimo a Pippo. Sì, ok, Ellie deve vendicare l'uccisione. No, ma io non è che dico, è che vederla così non mi ha dato niente. Me l'ha buttata proprio sulla storia di vendetta, appunto, super violenta, con i temi, cose, quei personaggi che subiscono tutte dalla vita, che è una direzione che vedo proprio, cioè, nel montare i trailer di certi giochi negli ultimi tempi, ma un pochino... stancato, cioè non mi ha detto niente, ecco, non mi ha comunicato granché, già parte un pochino male, però non lo so, c'ho sto timore, poi sicuramente lo giocherò, spero di essere, insomma. Vabbè, io direi di fare un po' di extra credits molto velocemente, che sono già le mezzanotte meno me, parto io eccezionalmente, molto velocemente, vi consiglio una serie che ho iniziato a vedere da qualche giorno, quasi finita, purtroppo non l'ho finita, quindi mi riservo di riparlarne più approfonditamente. Si chiama Devs, non so se qualcuno qua la conosce. Di Garland, ho capito, sì, bravo. La devo vedere. Com'è? Mi sta piacendo, ma ricordo, è molto simile a, cioè, lo stile è quello di Annihilation, c'è una roba super fantascientifica, però parallelamente ci stanno anche delle riflessioni più umane, umanistiche, di rapporti interpersonali. È proprio come Annihilation, esteticamente c'ha dei momenti molto evocativi, però a livello narrativo è un po' sulla linea del vaffanculo, nel senso che, appunto, sempre come Annihilation alla fine ti facciamo vedere sta roba super fantascienza, però poi il film era, ma quello ha fatto le corna a quell'altro, più o meno, e non è neanche uno spoiler alla fine, però diciamo che io sono un po', vorrei per una volta una roba di fantascienza che Ludo Charlie dice molto bella vista tutta, e ripeto, riservo il giudizio per quando la finirò di vedere, perché è una roba anche, è vero, c'è anche Ron Swanson nella parte di che sarebbe Nick Offerman, il Ron Swanson di Parks and Recreation. Allora devo vederla. Bravo, che però fa una parte drammatica, però assolutamente protagonista, e ripeto, quando la finirò dirò meglio. Per adesso comunque mi ha intrigato, mi ha conquistato, quindi sicuramente non è una roba che ti hanno, anche se la persona che me l'ha fatta conoscere si è cagato il cazzo a metà della prima puntata, tipo, ma vabbè, per una volta io vorrei che una roba di fantascienza si concentrasse sulla fantascienza, cioè, anzi, se potete consigliarmi qualcuno voi, o dalla chat, o qualcuno che ci scriva gli email su Telegram, eccetera, eccetera, una roba che non sia sempre, l'ambientazione è fantascientifica, ma è una scusa per parlare di puntini puntini. Beh, Bruno, coso. Scusa, Ghost in the Shell, o vuoi proprio una serie? Sì, Ghost in the Shell, il cartone mica Westworld, Carbon. Altered Carbon, la seconda è inguardabile. È basato su una trilogia di fantascienza, però Bruno, cioè, vorrei un po'... Non lo so, non ho capito bene, forse, perché no, la fantascienza si usa per parlare, cioè il genere si usa per parlare. Io tengo presente, che ne so, per esempio 2001 Odissea nello spazio. Quelle fantascienza pura.
è centrale. Ma bravo, Google anche cita Sunshine, che è sempre sì, diretto, sì, ma da ci Danny sono Boyle, meno però... menate sentimentali, capito? Cioè non ci sono menate sentimentali in 2007. per esempio l'horror tende a essere più puro. Nell'horror tu ti concentri sullo spavento, sull'inquietudine, sulla o sugli slasher addirittura. Però la fantascienza è perché è una rilettura di certi temi, cioè giocare, immaginarti come delle cose che adesso sono esistenti potrebbero evolversi, cambiarsi. Cioè per me R, per dite, è super fantascienza alla fine, però c'è un telefono alla fine. Sì, sì, no, ma ripeto, è un genere che io mi affascina, però non frequento molto. Però quelle poche volte che vedo qualche film, per esempio a coso lì, come si chiama quello ambientato su una detective su Marte, Expanse, è fantascienza, però sì, ma anche lì le manate è più poi, detective poi che fantascienza diventa... però appunto diceva sì, Google, se teva la fantascienza pure a roba tipo il Dottor Wu, è proprio per esempio, confini della realtà queste robe qui. Per esempio Sunshine, che è scritto mi pare da Garland, però diretto da Danny Boyle, fin tanto che non arriva la seconda parte, che l'hanno messa là un po' a cazzo, è veramente la fantascienza che a me cioè quel senso proprio di meraviglia, di scoperta, di curiosità. Per me il prototipo è quel racconto breve di Asimov, mi pare, La risposta, che poi hanno fatto a fumetto. Io lo conosco tramite il fumetto, quello che diceva quando tutto l'universo si sarà spento, come faremo? E c'è il computer che dice adesso elaboro, e poi dice passano 10 milioni di anni e rifanno la stessa domanda, e lui gli dice no, non ti so. E quella per esempio per me è a me piacciono quelle, cioè piacciono poi se, per esempio, però, invece, che ne so, Star Trek, per non parlare poi di Guerre Stellari, anche se magari Guerre Stellari non è fantascienza. Possono ma sì, avere, possono avere degli spunti interessanti. Brasil l'ho visto, sì, bello. Vabbè, ma Brasil parla, usa proprio la fantascienza per parlare di altri. Secondo me 1984. Sai cosa dovresti guardarti, Bruno? Guerre Stellari. Sì. No, Bruno, Il Signore degli Anelli. Esatto. Stanno pure a fare in TV. Vabbè, esatto, comunque vi consiglio, ho preso anche troppo tempo, Devs, ve lo consiglio, anche solo visivamente, molto ispirato. C'ha anche, poi ci hanno speso dei bei soldi, perché sono 8 puntate, tutte dirette e scritte da Garland, quindi non c'è la solita cosa che fa la prima, l'ultima puntata, è tutto quanto lui. Ex Machina, l'hai visto? Sempre no, non l'ho visto. Visto. Bello, vedilo. Lo proverò. Vabbè, niente, chi altro vuole... c'ha qualche cosa? Fabio, c'è qualche cosa? Io poco. Tra l'altro, incredibilmente, già citati nella... perché ho ricominciato Metal Gear 5 non avendoci niente da giocare, me lo sono sempre voluto rigiocare di nuovo ed è sempre strabellissimo, e poi ho iniziato a leggere Vagabond, il manga di Inoue. Non l'avevo mai letto, mamma mia, ma come cazzo disegna, cioè, sì no, quello è proprio un'altra statua, sì, un altro capolavoro, bellissimo da leggere, bellissimo proprio da vedere. Veramente, vabbè, per chi non sapesse, è praticamente la storia a fumetti tratta dal romanzo Musashi, che è la vita di Musashi Miyamoto, che è sta figura giapponese, spadaccino immortale, ma anche molto filosofo, queste figure strane che c'hanno loro a metà tra il massacratore. Brave Fencer Musashi, perché si ricorda il gioco per PlayStation 1. Sì, era la loro quello. Figura logica. È un po' il loro Garibaldi, diciamo. Esatto, Garibaldi, Giulio Cesare, queste figure che Garibaldi giapponese, un'altra cazzo, che vale, e vabbè, praticamente la storia narrata in modo non lineare, perché poi fa abbastanza dei salti nel tempo, di questo ragazzo che nasce chiamandosi Takezu, un altro nome, dopodiché lui decide di essere il più forte spadaccino del Giappone e cambia nome per una serie di robe che mi racconti, Miyamoto Musashi, e gira tutto il Giappone cercando di sconfiggere tutte le scuole di samurai di tutto il paese. E, disegnato, come dicevamo prima con Mirko, proprio un altro livello. Lui è il disegnatore di Slam Dunk, che forse lo conoscete. Infatti ti stavo a dire, cioè, se non lo conosce, se ti è piaciuto questo, pure Slam Dunk, secondo me è molto bello.
io penso che Stand Deck mi interessa meno che e invece è appassionante, appassionante. Ma l'hai mai detto? No, io provai a vederlo un po', mi repelleva proprio già da ragazzino. Però ma guarda, i giapponesi hanno quella cosa che ti rendono sempre interessanti tutti. Qualsiasi gli cosa, ci hanno reso interessante il golf. Ho provato a guardarlo, era palloso. Cioè era palloso, dopo un po'... Non ti appassionava Lotti a te, Simone? A me sì. Sì, ma non è che proprio... Ah, sì, Lotti sì, ma avevo secondo me... Ma come Sanpei, cioè... Secondo me queste cose sono meglio in fumetto perché si legge molto più veloce. Sì, mentre invece nei anime ti ritrovi bloccato su sta puntata dove c'hanno 30 minuti per tirare un tiro. Mamma mia. Invece nel fumetto è due pagine, poi scopri, quindi... C'è tutto un altro ritmo di lettura. Comunque, io a proposito di manga, volevo dire che mi sono finito Baki e adesso l'ho ricominciato. Oh, Madonna, in attesa che ricominci l'anime. E hai poi qualche problema con Baki? Ne parlo meglio, ma tra l'altro, nella penultima serie di Baki si scontrano contro Musashi Miyamoto. Però. Incredibile, guarda, torna tutto sta puntata. Sì. Alla fine diremo pure del libro di Saviano. Fabio, te il senso di voice l'hai letto? Sì, 20th Century di Urasaki, Urasaki ha letto tutto tranne Billy Bat. Okay. Billy Bat. Si chiama così. Non ci posso fare niente. E, comunque Vagabond, Simone, io te lo consiglio, se ti va di leggerlo. A parte perché, vabbè, come tema in sé è sicuramente più interessante sulla carta, dico, del basket, no? Infatti a me sta cosa che lui ha fatto Slam Dunk e poi i samurai, mi prende un po' male, perché è come se dici... È Slam Dunk con le spade? Appunto, perciò è come se mi dicevo, ha fatto Candy è venerdì 13, cioè, magari... Poi comunque è tratto da questo Candy romanzo Candy. Storico, Candy. No, Vagabond. Quindi è molto... molto realistico, sia nel tratto, sia anche in ciò che succede. Cioè, per esempio, io come te l'ho raccontato, potresti immaginarlo una specie di shonen, no? Con lui, di Dragon Ball, con lui che va avanti e trova quello più forte, lo sconfigge, lui diventa più forte. In realtà, essendo molto basato comunque su una storia che è vera, gli scontri solitamente sono molto fisici, quindi magari finiscono anche solo con un colpo, solo con il tizio che attacca prima, o se lui, che ne so, si trova accerchiato da tot persone molto meno forti di lui, magari i primi riesce a sconfiggerli, poi, che ne so, mette male il piede, quindi è un fumetto molto molto poco manga, ecco, da quel punto di vista. È un fumetto storico, però riesce ad essere non noioso perché è anche scritto alla grandissima. Sì, cioè la triade del Giappone è l'immortale Vagabond e Lone Wolf e Cable, come cazzo si chiama? I Tokami. Comunque sì. Super consigliato, io pensavo di essere l'unico al mondo a non averlo letto, perché poi vabbè è mega famoso, però... Ma io da ragazzino, fermi, in fumetteria da ragazzino... io da ragazzino... Esatto, si chiamava Willy il principe del Bel-Air. Sì, giocando a basket con gli amici, sono cresciuto. In fumetteria io lo vedevo fisso... Simone il principe dell'Infernero. Mai preso. Titolo puntato. Dell'Infernero. Vai Simone. Vabbè, Simone, dici tu qualche extra credit. Allora, io nella mia avventura con il cinema coreano sto continuando. E quest'oggi vi parlo di un film che si chiama Exit. Per trovarlo tu basta scrivi Exit 2019, dovrebbe essere l'unico che esce. E adesso con la mia solita preparazione ad recuperare, per dire almeno il regista, che te. Per una volta, Exit Festival, ecco, adesso c'è qualsiasi cosa. Exit 2019, Sang Jeong Lee. Per una volta i coreani, io non vedo un film coreano dove c'è stato delle cose tristi, delle cose così, ma stiamo parlando, loro la definiscono una action comedy praticamente. E che si chiama? E praticamente io scommetto 10 euro che tra 3 anni lo vediamo fatto da The Rock in America. Magari.
che non c'entra un cazzo The Rock, però sceglieranno quel personaggio lì, faranno fare cose, vabbè. E si parla di un ragazzo che comincia a avere 30 e passa anni, non ha una relazione, non ha un lavoro, vive a casa e ha la passione per il climbing. Per il? Climbing. Ah, per le scalate. Avevo capito, per il punk. Infatti faceva, vabbè. Fa scalate. Molto bello, per le scalate. Le scalate, il climbing, oh, quello per wall, le scalate. Cioè, per le scalate. Le scalate. E per una serie di motivi, cioè fa una festa dove cerca di conoscere persone, è una festa di 70 anni che loro c'hanno, 80 mi pare, insomma, della capofamiglia, non sua, il tipo dei capofamiglia, e là lui dicono, vieni a sta festa, i familiari dicono, insomma, perché... Come c'è sto vecchio che si arrampica a 70 anni. Esatto, così vediamo di presentarti a qualcuno, qualche parente che c'ha qualche attività o che c'ha qualche conoscenza per farti lavorare. E quindi gli dicono, capito, in maniera di farsi un po', di accaparrarsi un po' le simpatie della vecchia. In questa festa incontra una ragazza che è una ragazza che si vede il flashback e gli ha dato il 2 di picche, gli aveva detto rimaniamo amici, e quindi un po' di disagio, lui spara che tipo pure lui è un manager, eccetera, quindi cioè, cerca di darsi un po' il tono. Nel quartiere dove sta questo palazzo, e arriva un simpatico signore con un'auto, con un camion cisterna piena di veleno, piena di un gas velenoso, mortale, che viene diffuso in tutto il quartiere. Quindi loro, quando provano a scendere a fine festa, devono subito rientrare, perché se no altrimenti morirebbero. Lui già lì salva la sorella, che non sta tanto per la quale. C'è da andare all'ultimo piano del palazzo per far arrivare l'elicottero, ma la porta si apre da fuori, non da dentro. Per cui lui, in un impeto di coraggio, spacca un vetro e comincia a arrampicarsi per andare su e aprire la porta per tutti gli altri. Questo è un po' l'incipit. Diciamo che ci riuscirà e rimarrà da solo. Per qualche motivo rimarrà da solo con la ragazza che l'aveva scaricato, e su il tetto del terrazzo del palazzo, e che c'è da dire? Il conigliastro ha detto, mi ricorda i quarti spizzeri di Aldo Giacomo. E da lì dovrà cavarsi, non vi so dire altro. Sarà presentato, è uno dei film che sarà presentato al Festival del Cinema Corea, lo farà a Firenze, Korean Festival. E per la prima volta vediamo una commedia dove si ride, dove ci stanno situazioni di azione, scene d'azione, e io ho trovato delizioso, a parte onestamente un po' il finale, però si capisce che è un po' sopra, cioè a un certo punto diciamo che prende questa deriva favolistica, questa deriva un po' così. Non è bello come gli altri film coreani che ho visto fino adesso, però secondo me, ripeto, cioè con un aggiustamento, con una cosa, in America sicuramente qualcuno prende, perché l'idea è molto carina, è fatto, costruito bene, però è un film secondo me che vive di scelte di regia e un po' di recitazione. E io però non capisco questa cosa, cioè sembra che ci sono scene in cui si piange, e la maggior parte sembrano cartoni animati, cioè non hanno una... non li riesco a mettere in un film. L'ironia, infatti nemmeno io non riesco mai a capirla, per noi è difficile, eh. Non so se hai visto The Host, se sì, Bon Joon, sì, sì, c'è sì. La scena del funerale in cui sono lì che piangono i morti, che poi uno arriva in ritardo, sì, 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 sì. E tu sei lì e dici, cazzo, ma la scena del funerale dovrebbe essere tristissima, e quindi è un po' spaesante. A me è piaciuta, quella, ma è secondo me quella scena che non mi ha convinto. Secondo me è quella comicità surreale che è molto realistica, solo che siamo abituati su schermo a vedere le cose, sì, tutte perfette. Allora, da una parte, come dici tu, Bruce, secondo me loro prendono proprio slice of life, come si dice, prendono proprio sì, sono quelle robe surreali che però nella realtà accadono, nei film sono più ripulite. Esatto, però, cioè, io quello che dico, proprio vedere piangere, se vedete la copertina, se la vedete, si vede già nella copertina, è un piangere che è sopra le righe, un piangere che è... cioè, quella cosa mi ha dato proprio, no, fastidio, ma ha colpito, perché stona, in una situazione dove invece ci sta... tutto è abbastanza calibrato, tutto abbastanza
non dico realistico, credibile, però è in frame, come vuoi dire, insomma è all'interno del di quello che vuole dire, all'interno del film. Ci sono queste paio di scene un po' così, e poi a livello proprio di finale di storia epica, cioè a un certo punto lo devi intendere come ok, si è trasformato in un percorso. Io ci ho visto un sacco di paragoni col fatto che con questa sua, diciamo, da questo suo passaggio da ragazzo a uomo, insomma, secondo me è legato, è più una metafora di quello, un'allegoria di quello, che non, se lo vedi come un film d'azione basta, ti devi calare un po' nel ok, mi diverto, ma giusto per gli ultimi, diciamo, 20 minuti, perché per il resto, secondo me, gestendo una cosa che un film di un'ora e 40 e sui tetti, con tutte le difficoltà che c'hai per passare da un tetto all'altro, e con te c'ha degli scandaggi che non sono male. Un'altra cosa che non ho capito, ma penso che da loro forse è un po' più probabile, che ci siano in tanti posti pubblici maschere antigas, è una cosa un po'. Però può anche essere che magari lì, dopo quei due o tre attacchi in Giappone di gas, eccetera, magari hanno cominciato a prendere come le mascherine, che fino a 4 mesi fa per noi erano una roba aliena, no? Quindi, però insomma, se per continuare il filone della Corea, e non me ne sono scaricato un altro, però poi ne parlerò. Quale? A Hard Day, che è un film del 2015. No, quello è A Taxi Driver. A Hard Day è un film del 2014, però è un thrillerone, ho visto il trailer, incredibile, e pare che in America ha già fatto abbastanza, cioè già ne parlano bene, perché comunque è un film vecchio che adesso sta, probabilmente arriverà entro breve in Italia, perché ho visto che sulle hai visti The Chaser e A Yellow Sea? No. Allora poi te li consiglio. Okay, te li scrivo su... Sì. Spanina Savant. No, su Messenger. Comunque stavo notando che ho visto ora che ho dimenticato di dare la news che è uscito il gioco horror di Steve Jobs, per chi se lo ricorda. L'azienda napoletana che si è chiamata Steve Jobs, che hanno vinto la causa contro il colosso di Cupertino, adesso si sono buttati anche sul gaming, hanno pubblicato il gioco di due ragazzi napoletani. Bro, cambia argomento di corsa. Sì. Dice Baby Def, ma Simone li vede in voice over, no, in voce originale. In voce originale con i sottotitoli in inglese. In coreano. Quindi proprio la dedizione massima. E vabbè, chi c'è ancora? Stefano? Ah sì. Ok, ragazzi, questi erano gli Speak and Fashion di Detroit, o almeno così credo. Fate attenzione, ragazzi, al mio ultimo remix. No, allora, io invece vi parlo di... Allora, ho finito di vedere Ghost in the Shell, ho scoperto esserci solo la prima parte, che non purtroppo si interrompe da botto, sono 12 episodi e ti lascia con un po' di cliffhanger, ma deve uscire la seconda. Ma è questione di aspettare. Ma Stefano, a giugno esce la seconda di Bucky. A giugno esce la seconda di Bucky. Ma Bucky uno può leggersi il fumetto e lo sa, qui invece neanche No, per carità, tutti quei bei piedi maschili, guardano, vedo loro di vedere. Bellissimo. Tutti bitorzoli. Sì, che poi appunto non si risparmia, diciamo. Puzzoni. Nel mentre ho temporaneamente dovuto mollare Lost Oasis perché davvero, cioè, avevo un bug mortale dove con certe persone sfigate tipo me... Ogni volta ti perdevi le cose. L'ultima volta che ho loggato, dopo che hanno fatto manutenzione al server, ho perso tutto ciò che avevo costruito, che accumulato. E io infatti poi gli ho scritto, guardate, so che è una pre-alpha e quindi lo capisco, ma così è davvero troppo, cioè non fateli uscire allora i giochi se c'è sto rischio. Non succede a tutti, molti invece proseguono, eccetera. Poi in altri casi uno può dire, vabbè, sti cazzi, le risorse uno se le rifà, eccetera, però è anche un po' una rottura di cioè, ore di gioco, diciamo, che non ho voglia di ripetere. Esatto, avendole già fatte, quindi vaffanculo. Nel mentre... Poi sto continuando a giocare a Legends of Runeterra, che c'è anche per PC, se volete, un po' alla Hearthstone, diciamo, però molto più leggero, molte meno carte, insomma, meno,
meno complesso, ecco, di Hearthstone per certe cose, un po' più for dummies, nel caso fatemi sapere se vi interessa. Per sfidati? No, non è per sfidati, è un po' più... ecco, cioè, per me c'è il livello di difficoltà massimo, che è Magic, con 8 miliardi di espansioni, che cioè, già quando ci giocavo non ci capivo niente a momenti, e appunto, ciao, è quello proprio no. E poi c'è Hearthstone, che ha un bel po' di carte, non ho voglia di starci dietro. Questo invece non ne ha tantissime, ma è, come dire, più gestibile per certe cose, ma è sempre, insomma... richiede sempre un minimo di ricerca dei mazzi, delle carte, del mazzo che ti devi farti, eccetera, eccetera. E ringrazio Fabio per la serie che ha consigliato. Gigi Gazzi, esatto. È molto carina. Forse, appunto, l'avrei fatta... boh, in un paio di episodi hanno allungato un po' il brodo. Scusate che c'è la gatta che si struscia sul microfono. Su mi sposta. Okay. No, mi sposta il coso, se riuscissi. Sposta il coso. Sono mancato nel weekend e quindi adesso deve... gli sei mancato, ma tanto fa così sempre, cioè posso rimanere a casa e appiccicata, me ne vado e è appiccicata uguale, è affezionata, lo so, pure troppo. Comunque, e niente, quindi bella serie, Gigi Gazzi. C'era la tizia, io continuavo a non capire, cioè, ma chi era sta tizia, l'ho già vista, chi è stata, ecco quella di Trainspotting. Mm-hmm. Ci ho messo un po' a rendermene conto. Anche di Non è un paese per vecchi, ti do sta chicca. Ah, è vero. Scusa, ma che è sto Gigi Gazzi? Gigi Gazzi, dai, non conosci Gigi Gazzi. È la serie quella giapponese-inglese di cui ho parlato un paio di puntate fa. Come si chiama? Ghiriaci. Perché se cerco Gigi Gazzi mi esce Fast Food Self Service, Gigi Gazzo. Guarda, più o meno quasi come quello, però no, è un po' diverso. E lì c'è un po' di Yakuza, eccetera, però è molto Yakuza, come dire, non è complicato tipo di Kitano che devi stare lì col foglietto a segnarti, o i videogiochi devi segnarti, aspetta, quello è tizio che è collegato a quello che è, eccetera, cioè, questo è un po' più semplice, più lineare, ecco, cioè una sola famiglia, qualche sussidiaria e poco altro, quindi... Come Beautiful, che ci stanno solo i Forester... Esatto. No, un po' meno... No, non è così complesso. Chi erano la Spectra. Spectra. E niente, quindi sì, ho mollato un gioco, cos'altro l'altro. Poi mi sono svegliato un giorno, mi sono detto, ah sì, adesso mi metto a giocare... Continuo la mia missione di giocare Metal Gear Solid in successione, quindi ho avviato Metal Gear Solid, quello per MSX, che si trova nella versione Redux. Quanto di... sarà durato, Stefano? Solido. No, sotto niente, vabbè, ma è abbastanza comodo. Si trova in Metal Gear Solid HD Edition su PlayStation Vita, che è il 2 e il 3. All'interno del 3 ci sono anche Metal Gear e Metal Gear 2. Esatto, Metal Gear Solid Snake, mi pare che si chiami. Uh-huh. E che quelli sono, appunto, dopo il 5, in teoria, in ordine cronologico, c'è quello. Ci sono quelli. Mm. Perché appunto vai in inizi dove... il 5... esatto, stavo per chiedere questo. Sì, l'ho finito il 5. Day One, il 5, guarda. Quello... L'hai finito Day One? Fizz. No, non l'ho finito Day One. L'ho preso al Day One, ma l'ho finito molto volentieri, un bellissimo gioco. Qui praticamente prosegue... C'è anche Peace Walker in questa collection. Peace Walker, il camminatore del piscio, è separato. C'è, no? Questa collection, è in Peace Walker, cioè compri Peace Walker a parte. È dentro Peace Walker. Dentro Peace Walker c'è Peace Walker, ragazzi. Vi do questa notizia. Non è la collection per Xbox 60. No, PS3. È proprio PlayStation Vita, ha solo questi due giochi più i due per MSX. Con la comodità che puoi salvare su PlayStation Vita, dai. Come? Che cazzo vuoi che ci giochi nel 2020, 18? Ma lo sai, Mirko, che continuano ancora a parte a me, dici, non lo so, ti posso dire a me. Continua ancora a uscire qualche indie per la PlayStation Vita, Mirko. E poi appunto hai alcune magari cose tipo ovviamente sì, pixel art, e alcune cose tipo queste, e quindi in teoria c'è quello, c'è Big Boss che manda Solid Snake,
Esatto, no, manda solo Snake a catturare Outer Heaven. Questo è l'inizio, diciamo. E hai tutte le cose tipo il come si chiama? La radio, tutte le cose. La comodità puoi salvare e caricare quando ti pare. E l'hanno un po' svecchiato. Oddio, se si può dire svecchiato. Insomma, l'hanno un po' è un po' più comodo, ecco, che emularlo nell'MSX. Mettiamo MSX 2, specifichiamo, o in quello per Nintendo, che è orribile. Hanno anche sistemato un po' la traduzione, eccetera, eccetera. Però quindi, in teoria questo, è un gioco. È un caso di censura, come dicevo la volta scorsa, che cambiano le robe. No, hanno aggiustato la traduzione perché era tradotta da qualche giapponese. Improvvisamente ti si è migliorata la qualità del microfono. Ah, io non ho fatto niente, a parte la gatta, che si è spostata la gatta, esatto. No, è ancora qua appiccicata che mi sta... ho parlato attraverso la gatta. La gatta. Ciao, esatto. Ludo, buonanotte. Vabbè, dicevi, quindi... No, e quindi... quelli vecchi erano proprio semplicemente tradotti male, non era una censura, erano semplicemente tradotti male. Invece questi hanno rifatto fare la traduzione in inglese corretto e basta, e hanno... Insomma, hanno sistemato quella dei bug, le solite cose, così è un po' più comodo da giocare. Il gioco in sé non è lungo, cioè non è chiaramente un Metal Gear da 30 ore. Mi pare che sia tra le 4 e le 6, una cosa così, che forse per un gioco così è comunque troppo. Però, insomma, nel progetto, ecco, mi sono già concesso di non rigiocare. Il segreto, Stefano, nel progetto, sì. Tra le 4 e le 6 sono 5. Come? Tra le quattro, vabbè, che non mi ricordo se sono 4 ore, 5 ore o 6 ore che dura sto gioco. È una cosa così. Poi magari dura 8, sono io che mi male. Comunque, ragazzi, sono dentro le mie lenzuola calde. Bravo, orecchione. No, e quindi cosa stavo dicendo? Ah, sì, Outer Heaven. E quindi, ecco, mi sono già concesso di non rigiocare dei tipo il Ground Zero, se il 5 li ho giocati da poco, non li rigioco, perché me li ricordo bene, anche se sono Ground Zero, giochi, se cioè. Poi no, Ground Zero, che è proprio, esatto, cioè quello no, esatto, quello proprio no. Va bene così, ecco. Troppo lungo. Ho già dato, esatto, troppo lungo, troppo complicato. E invece, appunto, questi qui non li avevo mai giocati, e questo mi sembra il modo migliore, perché vai, ti metti, giochi un po', salvi, perché puoi salvare dovunque, poi vai, riprendi, salvi, eccetera, eccetera. Vediamo se reggo, però, perché potrei anche frantumarmi le palle. Vediamo se reggi, vediamo. Eh sì, questo è il grande progetto Metal Gear, assieme ai vari assieme, cioè il grande progetto Sukkyoden, che è finire su, cioè anzi giocare Sukkyoden 2, poi c'è il grande progetto Yakuza. Ah, solo il 2 però. No, l'uno l'ho già finito. A me sembra di sentire sempre la stessa cosa da 4 anni. Sì, ormai. Ma perché sono dei progetti a lungo termine, non è che sono progetti che inizi così, cioè. Certo. Sono delle cose che... temporale che non cioè, ho letto un libro recentemente dove c'era scritto che praticamente noi ci poniamo questi obiettivi di leggere i grandi classici, tipo Guerra e Pace, il Conte dei Montesi, che sappiamo che non li leggeremo mai, ma sappiamo di doverli leggere prima della morte. E quindi inconsciamente allunghiamo la nostra vita, perché tu dici, vedi, non posso sono grandi progetti. Esatto, perché ho detto, Succhio del 2, ragazzi, è lì da anni. Il progetto Metal Gear. Sei immortale, Esatto, Yakuza continua, poi c'è anche... Poi, tra l'altro, Yakuza continuano a uscire. In più c'è anche cosa... Come si chiama? Justice, quello tipo lo spin-off. No, non è neanche lo spin-off. Judgment, quello lì. Quindi c'ho proprio una pletora di gioconi. Non morirai mai. Praticamente, esatto, cioè, 90 anni, mi trovo ancora lì, che contatto Bruno, che ne avrà 100 miliardi, credo. Bruno, ho finito Sukkyoden. A quell'epoca Bruno avrà assunto la forma di un demone millenario nel corpo di una bambina di 12 anni. Esatto, il corpo di una bambina, esatto. Dice Bruno ha 500 sentirà... anni, ma ne dimostra 8. E quindi, dietro sentirà, oh, mi si sente. Esatto. Ma che mi si sente? No. Ma io ho attaccato il microfono, quello devo asco. Sì, esatto. Quindi sì, questi sono i fantastici progetti, e poi in mezzo a tutto questo poi magari esce qualcosa di interessante, quindi questi progetti vengono accantonati, oppure semplicemente non ne ho voglia. Stefano, quindi, insomma, sono progetti che tu dici, è come i politici, faremo
Ecco, farai le, no, ma io comunque, allora, cioè, Metal Gear mi sono rigiocato, cioè il 3 me lo sono rigiocato e basta, no, non è vero. Scusa, il 3 me lo sono rigiocato. Quando hai annunciato che avresti rigiocato di Metal Gear, allora, quello l'ho giocato, quello lo conosco, quello no, l'ho visto, e dovevi giocarne allora, uno praticamente. Il 3 l'ho rigiocato tutto, l'ho rifinito tutto, Peace Walker, rigiocato tutto, rifinito tutto, e poi gli altri sono dopo. C'avete una giornata di 49 ore voi? Io no, semplicemente ci gioco 5 minuti ogni 10 mesi, è chiaro che alla fine... Cioè, no, dipende da quanto mi prende il gioco, se mi prende come bene... come la Disney quando deve rinnovare i diritti. Esatto, il copyright. Se mi prende bene, tipo il 3 l'ho rifinito in pochi giorni perché non me lo ricordavo, e la seconda volta che ci ho giocato invece mi ha fatto un'impressione, solo la terza, non mi ricordo, molto migliore di quello originale, ecco, dove mi ero un po' rotto le palle. Poi sarà che ero anche più piccolo, quindi chi lo sa. Cioè, ce l'ho giocato quando era uscito. E... vediamo come sarà il 2, che del no, quale ho praticamente rimosso tutto, tranne la storia Raiden, Snake, cioè tolte le cose grosse lì, c'ho un vuoto mentale allucinante. È bello, bello, super attuale tra l'altro. No, ma infatti, ma visto che sono tutti sempre un po' attuali, alla fine poi Kojima, ragazzi, avete ancora voglia di prendere per il culo dopo Death Stranding e il coronavirus? Adesso? Esattamente. Che c'entra così? Dopo il lockdown scrive Carmine, scrive John Lennon, Carmine Puccio Console, no, è Carmine Avilo, c'è scritto Carmine Avita. Se, comunque salutiamo anche Carmine Puccio, certo che lo salutiamo. Gli scrive John Lennon: la vita è ciò che ti accade quando sei intento a finire succhio del 2. Esatto. Direi che insomma potrebbe essere tra titolo della puntata, titolo del podcast, è un po' il titolo della mia vita anche. È un po' lungo però per metterlo, forse è l'epitofe tombale, l'epitofe tombale. Sì, sì, l'epitafio, epitome, come si dice? L'epilogo. Il mio epilogo. Sì, comunque nella mia tomba ci sarà scritto quello, cioè la vita è quello che ti sulla accade. Sulla mia mentre... ci sarà scritto che l'avevo detto che stavo male. Esatto. Che non era un raffreddore. No, niente, quindi queste belle cose qui vi terrò informati, quindi ogni 3 mesi vi dirò che ho giocato 5 minuti a uno, queste cose qui. Va bene. Comunque tutti i ladri che sono in zona di casa mia, ragazzi, io non so chiudere le mie inferiate, lo dico subito, ragazzi. Quindi deve chiamare Alessio di Vita di Negozio per aiutare. Che piano stai che ti serve? Quando c'ero io riuscivo a chiudere. Quando c'era lui le finestre si chiudevano. Terzo piano ci stanno ancora. Salgono da sopra. Infatti ovunque Bruno e vabbè, ma Mirko veloce allora. Sì, veloce sto vedendo The Last Dance, che è il documentario sull'ultima stagione di Chicago Bulls, e mi sta piacendo, pur sapete non fregandomi niente di sport eccetera, nel senso ripercorre appunto ogni puntata è dedicata a un giocatore e ai vari manager, allenatori eccetera che c'erano dietro la squadra. Bellissimo come ci sia una bastardaggine di fondo mortale, in cui prendevano proprio sti ragazzi e li inculavano con dei contratti micidiali, però qualcuno è riuscito a far il botto, vedi Michael Jordan ovviamente, il traino. No, molto bello perché non è tralasciato il lato umano e non è che ci vanno, insomma, non è manco troppo celebrativo. Mi dà un po' fastidio che ogni tanto appaiano Clinton e Obama così, di quanto sono fan, non perché un presidente non possa essere fan di squadre di basket eccetera, per carità, però proprio perché mi dà l'idea, ehi vedete io sono il presidente ma sono anche uno come voi a cui piace. Beh, presidente operaio. Clinton c'era NBA Jam. Sì, Obama, infatti, poi Obama. Clinton era. Sono quel sax, quello era un figo. Altro. Era tutto tranne che un presidente degli Stati Uniti. Sì, esatto. Se fosse stato un presidente degli Stati Uniti. No, non è vero. In realtà ha fatto anche cose buone. Voglio dire ma questa frase. Ecco, vedi, sì, poi dice Obama di Chicago, è sempre stato vicino. Sì, io ragazzi, sapete che a mia conoscenza in campo... Poi Obama è nero, quindi ce l'ha nel sangue. Ce l'ha nel sangue. Mentre balla, c'è una palla da baseball. Verrà fuori che una mano c'ha la palla da basket, l'altra la mette di palla. Verrà fuori che il toro di Chicago Bulls... Chi è che sta pisciando? E chi sarà? E chi sarà? E chi sarà? Madonna. Chi sarà? Ma che me stai sentendo?
Scusa, avesse fatto riesco. Così Davide, no, guarda, no, sotto casa lo andavo a fare. Volevo dire che Obama era famoso, esatto, perché pisciava nei spogliatoi di Chicago Bulls, sì, sì, era. Mentre Clinton era vestito da toro e da mascotte dei Chicago Bulls e ballava in campo. No, vabbè, bello, interessante. Non so, non ha manciato le puntate, mi sembra 7-8. Il problema è che Netflix le sta dando una settimana e io faccio una fatica mortale a ricordarmi quando esco, eccetera. Per cui a distinguere i giocatori. Netflix farà la fine di Telltale se continua così. Vado un po' a singhiozzo, però bello, interessante, dai. Va bene, Alessio. Io sto continuando a giocare Death Stranding e mi ci vorrà ancora un bel po', penso. Oddio, no, forse neanche troppo. Vabbè, mi ci vuole del tempo. E giusto per dirvi una cosa al volo, oggi avevo voglia di un film ignorante su Amazon Video. Sono finito su Il nemico alle porte, che è un film del 2001 ambientato durante l'assedio di Stalingrado. Non è ignorante. Ma sai che è a metà strada in realtà, perché ci sono un 2-3 super cazzole grosse per far andare avanti la trama. Non è quello con i cecchini, è quello della sfida dei cecchini tra il cecchino dell'Unione Sovietica e quello nazista. E parte benino, secondo me, però ha comunque già quell'area di film di guerra di 20 anni fa, quando cercavano di raccontarti un evento storico tramite un eroe e un nemico, con forse un budget neanche troppo grande. Adesso non so, sono ignorantissimo su come sia stato prodotto, però mi è sembrato un po'. Mettiamo insieme 2-3 visini carini e lo raccontiamo. Ci sono Jude Law che fa il cecchino protagonista, Joseph Fiennes, che io confondevo con Ralph Fiennes, che è il fratello, che è uguale. Joseph Fiennes è quello di Shakespeare in Love e Killing Me Softly, che magari vi ricordate. Joseph Fiennes. Joseph Fiennes è la famosa nana. Sacco la nana. Vabbè, l'ignoranza secondo me è quelle 2-3 scene dove le cose devono succedere perché devono succedere. Cioè, loro sono tutti belli inquadrati fino a un certo punto, poi, spoiler, fin di 20 anni fa, però non rompetemi il cazzo, impiccano il bambino traditore e lei deve impazzire, deve urlare, deve strillare come se fino adesso non avesse visto bambini impiccati. O cose di questo genere, capito? C'è la forzatura. Caso, no, non c'è niente. È quello che conosce, dice, ci teneva particolarmente, sì, perché era lui. Più attaccato. Ma so quelle 2-3 cose così che sono ingenue, che sono cose di film. Se certo, sono cose di film di un'altra epoca. Secondo me le ho trovate un po' buffe, viste con l'occhio di oggi. Ma a parte questo, è un bel film di guerra nel suo che ti racconta l'aneddoto storico dei cecchini. Che appunto non è chiaro se sia veramente andata così, se ci sia stato davvero questo scontro, però si segue bene, è bello. Lui è un po' un proto Landa, perché tutto... Non ho capito, un proto Landa, quello di... Bastardi. Esatto. Ah. Che è tutto elegantone, con le sigarettine, fa le cose, o no? Un po' sì, ma anche perché te lo metti in quell'ottica di la lotta di classe tra il povero della steppa che fa il cecchino bravissimo contro il nobile nazista che fa il cecchino bravissimo, e quindi deve dimostrare che la lotta di classe è giusta, che dovrà vincere lui. Il tedesco culone della Germania. Il tedesco culone della Germania, che tra l'altro compra i favori del bambino portando gli speck e cioccolata Lindt, quindi giustamente il bambino cede subito. Ah, proprio Lindt, dico, proprio la marca, sì, sì, no, si vede dalla carta che è cioccolata Lindt. E infatti tu lo guardi e dici, vabbè, c'è speck e Lindt, cioè, che cazzo, il bambino non poteva avere la minima possibilità, perfetta. Ma per forza, poi sai quando li mischi insieme. D'altronde che l'aveva inventato già Homer, il bacon al cioccolato, scusa. Ma secondo me si però... mischiano bene. Non c'è salato. Comunque io mi inserisco un attimo per dire che oggi ho visto, credo sia la serie TV di Magnum P.I. nuovo. Ciao Josephine. Ah, Josephine è top. Ma cacacazzi che viene dal cielo a cacacazzo. E no, ho visto una puntata della serie TV di Magnum P.I. nuova, ragazzi. Immaginate una cosa brutta. Non ha né capo né coda. È fatta da... Cioè, i tre attori che hanno preso per farla... penso siano presi dalla strada e soprattutto non c'entrano, cioè loro erano andati là per girare, non lo so,
non lo so, Cotto Lengo Today, non lo so che cazzo tipo Pasolini proprio, gli attori presi da sì, sono ragazzi di vita, sì. Vecchio, una spanna sopra gli altri. E X è diventata una donna che lui chiama X, però poi non si chiama X. C'è tutto questo inside joke, c'è una roba. Ero sconvolto. Ok, va bene, dai, allora questa è stata la puntata 391 di Free Playing. Vi ricordo, se ci volete sostenere, Patreon, PayPal, tutto quanto, trovate tutto su freeplaying.it. Trovate anche i link a Discord e a Telegram, se volete unirvi facciamo un po' di chiacchiere. E io sono stato Bruno Barbera, ma c'è stato Simone Cognome. Ciao Simone. Ciao. Ciao Simone. E Alessio da Negozios. Ciao. Ciao Mirkos. Ciao ragazzi. Stefanos. Ciao Bruno, grazie per esserti ricordato. Grazie a te di esserti ricordato. Ciao Fabio. Ciao. Ciao, ricordatevi panina sanale medium.blogspot.it. Esatto, tutto quanto, cioè, sia Medium sia Blogspot, abbiamo congiunto le forze. Grazie di essere stati con noi. Ci sentiamo la prossima puntata, che forse chissà. Ciao a tutti, fate ciao, ciao. 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 Ciao, 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 ciao. Conan, qual è il meglio della vita? Schiacciare i nemici, inseguirli mentre fuggono e ascoltare i lamenti delle femmine. Questo è bene. Yo, Frankia, Schiere, 2020, notti mannata. Yo, ascolto solo il podcast di Free Playing, se non lo ascolti fate troppo nappo 6. Chiacchiere in libertà sui videogiochi e sui dintorni, me lo ascolto e mi degusto dei buoni popcorni. C'è Simone Cognome, che si commuove, pure guardando il film del Re Leone. C'è Bruno di noi, la faccia non mostra, ma se tu lo vedi verrai ucciso tipo Cosa Nostra. C'è pure Alessio Vita da Negozio, se vede la Madonna lui diventa Smash Brosio. C'è Backsoft che dice due parole, poi ti smonta, bigio ti emula anche la tipa e se la monta. Il maestro Mirko dice ciao a tutti i ragazzi, ma poi mentre parla disegna i cazzi. Questi sei pazzi, sette con l'orsetto, ti fanno una diretta che pare un diretto. Free Playing, 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 Free Playing. Caccia sti soldi, brutto barbone. Patreon, PayPal o acquisti Amazon. E vieni anche tu su Telegram nella free chat, così potrai vedere il delirio che ci sta, ci sta. Free Playing, 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 Free Playing. Free Playing, Free Playing. Ciao ragazzi, volete supportare Free Playing? Potete farlo andando su www.freeplaying.it e cliccando sul link di PayPal o su quello di Patreon. In più, Free Playing è anche affiliato Amazon e riceve una piccola commissione sugli acquisti fatti tramite il banner Amazon presente sul sito. Ciao e grazie!